Dopo una primavera tumultuosa in cui la storia si è messa a correre in tutto il Mediterraneo, dal Nord Africa alla Grecia, dalla Spagna fino all'Italia, e come si accorre anche qui in Italia questa storia, arriva un'estate caldissima per i poteri del nostro paese. E non si offenderanno i telespettatori che hanno appena assistito anche alla discussione fra Tosi e la Mussolini se vi dico che non riesco a prendere così sul serio la controversia sui ministeri da spostare di qua o di là, quando invece ne parleremo, sia ben chiaro, andremo a ragionare di Pontida e degli effetti sul rapporto fra Bossi e Berlusconi più tardi. Ma l'occhio si concentra soprattutto nella capitale, a partire dall'inchiesta P4, basata a Napoli su iniziativa dei PM Curcio e Woodcock, ma capace di coinvolgere delle persone che erano considerate semplicemente inamovibili nell'establishment italiano. Li abbiamo messi insieme. E sono Luigi Bisignani, oggi agli arresti domiciliari, interrogato a Napoli. Accanto a lui Cesare Geronzi, che non è più presidente delle assicurazioni generali, non è più il banchiere di riferimento del sistema e del palazzo. E accanto a loro un uomo, il sottosegretario Gianni Letta, di cui fino a oggi si discuteva diventerà senatore a vita, presidente del Consiglio o addirittura presidente della Repubblica, come auspicava più volte Silvio Berlusconi. Cosa è successo nel baricentro del potere reale di questo paese se questi uomini si trovano oggi sotto inchiesta? Abbiamo la fortuna di avere con noi una persona che ne sa. Oggi da trionfatore, anche se sono montagne russe a fare il sindaco di Napoli, più tardi ne parleremo, dal trionfo elettorale all'emergenza rifiuti, potrà stare con noi soltanto un'ora perché poi c'è il vertice in prefettura, il sindaco De Magistris, al quale do il benvenuto con i miei complimenti. Grazie, buonasera. È la prima volta che lo ospitiamo all'Infedele e non posso non cominciare dal suo mestiere di prima, De Magistris, perché lei, se non sbaglio, nel 2007 fece una perquisizione a Luigi Bisignani, questo imprenditore che oggi scopriamo essere al centro di una vera e propria rete di potere. E come andò allora? Ma grazie all'ospitalità, buonasera. È una vicenda che io sto seguendo con grande interesse e con grande attenzione, perché quel passaggio fondamentale nel luglio del 2007 che ricordava lei, della perquisizione a Bisignani, mi è costato alla fine la toga di pubblico ministero e il trasferimento di Catanzaro. Quindi parliamo di carne, parliamo della passione della mia vita, del fatto di voler fare il magistrato per tutta la vita. Io i primi di luglio decisi di fare una perquisizione a Luigi Bisignani perché da 4 mesi indagavo su una loggia coperta, su massonerie deviate e poteri occulti. Avevo fatto già delle perquisizioni molto importanti a giugno, dove c'era anche Poletti, attualmente pure di cui si fa il nome, che stava ai vertici della Guardia di Finanza, c'era un capocentro del Sismi di Padova, erano coinvolti anche magistrati, politici. A luglio decido di perquisire Bisignani, vado personalmente a Roma. Dopo alcuni giorni, un'ispezione che già era in corso nei miei confronti da quando indagavo sui finanziamenti illeciti alla politica, allo sperpero del denaro pubblico e le logge coperte, subisce un'accelerazione su volere dell'allora ministro della giustizia. L'ispezione viene guidata direttamente da Arcibaldo Miller, un magistrato che da tempo è a capo dell'ispettorato, già coinvolto nell'inchiesta P3 e P4. In pieno Ferragosto vengo sentito più volte. A settembre il ministro della giustizia, ancora in piena estate, chiede il trasferimento cautelare d'urgenza mio al CSM. Pochi giorni dopo mi viene sottratta l'inchiesta su Bisignani, e per quella sottrazione attualmente io sono parte civile in un processo a Salerno per corruzione in atti giudiziari, dove sono imputati 3 vertici della magistratura catanzarese, faccendieri, 2 importanti uomini politici. Dopo pochi giorni il Consiglio Superiore della Magistratura, con un processo lampo,
mi trasferisce. Quindi Bisignani è stato capire, un po' reticente. Mi scusi De Magistris, con Bisignani si entra davvero nel sancta sanctorum dell'economia di relazione, degli appalti, delle nomine? Assolutamente sì, io credo che Luigi Bisignani, però insieme ad altri, sia ben chiaro, è il cuore di quel governo occulto della cosa pubblica che da tempo rappresenta il cancro delle nostre istituzioni. C'è un reticolato di potere che decide in luoghi extraistituzionali vicende, decidono leggi, decidono provvedimenti amministrativi, decidono trasferimenti di servitori dello Stato, cercano di aggiustare sentenze, poi vanno nei luoghi istituzionali e le ratificano. Questo è il vero cancro nella mia inchiesta. Ovviamente all'interno di questo circuito c'era anche la criminalità organizzata dei colletti bianchi, in quel caso l'Ndrangheta, dell'istituzionalizzazione del crimine organizzato che trova appunto i suoi addentellati nei vertici dello Stato. Un'altra cosa, lei appunto subì l'ispezione del Ministero, nel Ministero all'epoca, nominato al tempo di Castelli, ma rimasto con il ministro di centrosinistra Mastella, c'era Alfonso Papa, che oggi è considerato appunto il più stretto collaboratore di Bisignani, è diventato nel frattempo parlamentare del PDL, un giudice politicizzato, come si suol dire. Lei lo conosceva Papa? Aggiungo due cose. Papa, quando io lavoravo a Napoli, quindi parliamo di tempi molto primi, molto tempo prima di Wainot e Posedone, parliamo del 99-2000, a Napoli portammo avanti insieme ad alcuni magistrati la questione morale all'interno della magistratura napoletana, l'indipendenza interna, e Papa fu uno di quelli che si mise maggiormente di traverso. Voglio anche ricordare che quando feci la perquisizione a Saladino, all'epoca nel 2007 il responsabile della Compagnia delle Opere nel Mezzogiorno, che è attualmente imputato in quel processo per corruzione e atti giudiziari che le dicevo, trovai un appunto dove si diceva per gli appalti al Ministero della Giustizia rivolgersi ad Alfonso Papa. A me oggi, guardi, lo voglio dire subito, perché io poi in magistratura posso aver avuto mille difetti, ma non sono mai stato corporativo. Io oggi sorrido quando sento il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati che parla che il fatto di Alfonso Papa è grave, è inquietante, c'è una questione morale. Palamara, come parte della magistratura, che ha seduto soprattutto al Consiglio Superiore della Magistratura, sapeva benissimo che cosa faceva Alfonso Papa, sapeva benissimo gli ostacoli che io e i miei collaboratori stavamo subendo in quegli anni, e hanno preferito coprire gli Alfonso Papa e punire chi indagava in quella direzione. Ecco perché oggi dobbiamo chiarirci a tutto tondo, senza sposare tesi precostituite, per affrontare finalmente un tema centrale che significa la tenuta democratica nel nostro Anche paese. Anche perché siamo incuriositi, lo dico sinceramente, dall'elevato tenore di vita di un magistrato che regala una Jaguar, che viaggia in Ferrari, che scende nei migliori alberghi di Milano e di Roma, oltre che appunto rivelarsi come dire, un tramite essenziale. Stasera l'amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti, smentisce e trasecola, scoprendo di essere accusato di favoreggiamento per un rapporto mediato appunto da Papa stesso, ma poi ci sono numerosi interlocutori nella Presidenza del Consiglio, nel Governo e nelle grandi aziende pubbliche. Eni, Enel, Poste, parliamo di appalti significativi e importanti. Lasci soltanto De Magistris che presento gli altri ospiti che sono Posso con noi. Posso aggiungere solo una cosa, sì, dottor dica, dica. No, volevo dire che il tema qual è? Che Papa, e aggiungerei anche Arcibaldo Miller, che è il capo degli ispettori del Ministero, quindi quello che deve giudicare la deontologia professionale dei magistrati. Oggi tutti i magistrati dicono sì, ma Papa si sapeva quello che era, Miller sappiamo quello che era. Intanto uno l'ha ricordato lei, è stato ai vertici del gabinetto del Ministero della Giustizia per poi diventare parlamentare, un altro è ancora capo degli ispettori. Quel capo degli ispettori, per esempio, anche nel passato fu coinvolto per vicende gravissime, addirittura un'indagine per Camorra, un'indagine sul favoreggiamento alla prostituzione. Allora io dico, questa è anche l'occasione, lo dico da ex magistrato, alla magistratura finalmente di stare vicino a quei magistrati onesti che cercano di fare il loro lavoro tenendo come guida l'articolo 3 della Costituzione, che dice la legge uguale per tutti. Ci torniamo perché qui abbiamo in studio degli esperti del potere
italiano da un punto di vista più economico. E allora do il benvenuto, la prima volta all'Infedele, il vice direttore dell'Espresso, Orazio Carabini. Bisignani, lei lo conosce personalmente? No, 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 ecco, piacere. Sì. Non è assolutamente, diciamo, nel mondo del giornalismo economico e dell'establishment italiano, invece, graditissimo ritorno, Paolo Limonta. Assolutamente no. No, ecco, che arriva invece dal Consiglio Comunale da un Consiglio di Milano. Comunale molto bello. Nel quale... Molto bello perché è stato un Consiglio Comunale aperto, molto partecipato dai cittadini, dopo anni e anni senza transenne intorno a Palazzo Marino e con gli assessori che sono usciti a parlare con i cittadini dei problemi della città. Per chi non lo sapesse, Paolo Limonta è stato il coordinatore della campagna elettorale dei comitati per Giuliano Pisapia, senza smettere per un giorno neanche di andare a scuola dai suoi bambini di terza elementare, perché lui è maestro nella scuola primaria di Viale Romagna. E purtroppo la scuola è finita e quindi fino a settembre non li rivedrò più. Spero che tu non gli abbia dato troppi compiti della vacanza, meno male. Massimo Mucchetti, lo conoscete tutti, Corriere della Sera e per noi faro, diciamo, in queste indagini puntate dentro al sistema economico italiano. Alessandro Sallusti, bentornato di cuore, davvero questa volta, perché com'è? Il cuore sta bene. Ecco, questo è il fatto. Abbiamo avuto Ilvo Diamanti qualche tempo fa che ci ha raccontato i suoi malanni, ma insomma. Io te li risparmio, ve li risparmio. Vi vogliamo in forma per poter litigare serenamente, ma in buona salute. Bentornato anche a Gilberto Oneto, storico autonomista, amico di Gianfranco Miglia. Sentiremo dopo cosa hai da dire al sindaco De Magistris in materia anche di rifiuti. Perché non si... E Gianluigi Nuzzi, poi vado a salutare le signore che ho tenuto per ultime, ma Gianluigi Nuzzi in questo caso è un testimone importante per l'Infedele, perché non posso dimenticare la prima volta che sei venuto in trasmissione a portarci il tuo libro Vatican S.P.A., nel quale ci sono pagine e pagine dedicate a Luigi Bisignani per il suo ruolo nel portare in Vaticano tanti soldi, o sbaglio? La più grande tangente mai scoperta in Italia, la Maxi Tangente Enimont, fu lui che raccolse i soldi per poi distribuirli a tutti i politici della Prima Repubblica, qualcuno anche della Seconda. E utilizzarono lo IOR perché lo IOR era la banca offshore più comoda per i poteri romani. Di questo Bisignani ha subito una condanna definitiva. Nel libro in Vaticano Spazi si scopre che praticamente gran parte, una parte significativa di quella tangente, ancora oggi non sappiamo chi sia intascata. Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, benvenuta. Grazie. Con una novità che interesserà forse anche Limonta e De Magistris, la scelta di un sindaco in carica che affronterà l'anno prossimo l'eventualità di una ricandidatura, di sottoporla alla verifica delle primarie. Quindi metodi nuovi in politica, vedremo. E ultima, ma per me prima assolutamente, Maurizia Russo Spena, alla quale devo leggere l'agenzia di oggi che la riguarda, la conosce già. Prego. Le signore che mi hanno contestato dovrebbero farmi un monumento, perché sono diventate famose, molto probabilmente verranno candidate alle prossime elezioni, faranno le sottosegretarie del Presidente del Consiglio Vendola o del Presidente del Consiglio Santoro, insomma. È il Ministro Brunetta, l'ha capito. Dopo ne parliamo. Mi ha sicuramente regalato un grande spazio mediatico e lo ringrazio, ma lo userò per altri fini, non per quelli che lui pensa, immagina. Cioè non è una candidatura politica assolutamente quella. No. In vista per... questa animatrice della rete dei precari che so ha fatto una certa fatica per venirci a trovare perché doveva sistemare le bambine. Come ognuno di noi ha la sua biografia, io ho la mia di madre lavoratrice precaria e quindi ovviamente ho dovuto usufruire della gentilezza del mio compagno e della mia famiglia. Tra pochi minuti, dopo la pubblicità, ricominciamo con Luigi De Magistris e ricominciamo appunto da queste tensioni nord-sud che si manifestano anche
ahimè, nell'emergenza rifiuti esplosa nuovamente. Nel frattempo vi sollecito a intervenire sul blog gadlerne.it. A risentirci. Allora, Luigi De Magistris alla prova dell'amministrazione, del governo, e dovrà dimostrare di essere all'altezza della strepitosa campagna elettorale, perché intanto ha a che fare con 2.400 tonnellate di rifiuti per le strade di Napoli, con i primi roghi, con la Procura di Milano che oggi ha fatto degli arresti perché c'era una società che si è intascata milioni e milioni di soldi dei napoletani che erano tasse sui rifiuti che dovevano andare al comune e non ci sono andati, e appunto tra poco ci lascia perché va al vertice in prefettura. È stato un po' facilone De Magistris nel promettere in pochi giorni io la risolvo? No, guardi, allora, noi abbiamo sicuramente ereditato da ogni punto di vista una situazione drammatica, rifiuti e bilancio. Pensi che noi dobbiamo approvare entro il 30 giugno un bilancio che l'amministrazione precedente doveva approvare entro il 30 aprile. Detto questo, io sono sindaco da 15 giorni, la giunta una settimana dopo era già formata, abbiamo subito cominciato a lavorare sul tema dei rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti abbiamo già fatto la prima delibera, che è una delibera rivoluzionaria, che è andato a intaccare interessi anche criminali, che è quello del porta a porta su tutto il territorio cittadino, che partirà dal 1 settembre e con una grande campagna pubblicitaria dal 1 luglio. Detto questo, come lei sa e come i telespettatori sanno, non tutte le responsabilità pesano sul comune, anzi c'è una legge regionale che attribuisce soprattutto alla regione e alla provincia. Per questo motivo ho subito chiesto e ottenuto già da alcuni giorni un tavolo permanente in prefettura con prefetto, presidente della regione e presidente della provincia, e devo dire si è instaurato un rapporto di grande realtà politica e istituzionale anche nelle profonde differenze di schieramenti politici. Ha portato a un immediato risultato che avrebbe in 5 giorni, ma non lo dico solo io, lo dicono anche gli altri interlocutori del tavolo, avrebbe consentito di pulire Napoli, e noi siamo già pronti per raccogliere tutta la spazzatura. Se non che i due siti che erano stati individuati di trasferenza e di stoccaggio provvisorio, che avrebbero consentito in pochi giorni di superare l'emergenza, sono stati bloccati da ordinanza dei rispettivi sindaci. Stasera facciamo un'altra riunione fino a notte e sono convinto che individueremo un'altra soluzione provvisoria. Questo, togliere i rifiuti da strada, è necessario, altrimenti noi non potremmo mai partire con quel ciclo virtuoso che è raccolta differenziata e compostaggio. Mi auguro anche, questo è un altro passaggio fondamentale, che a livello di governo si sblocchi il veto della Lega, perché quel provvedimento, un decreto legge che tutti attendiamo, dal presidente Caldoro al sindaco di Napoli al prefetto, consentirebbe per un breve lasso di tempo a trasferire i rifiuti nelle regioni che ovviamente danno la loro disponibilità, e ce ne sono tante, non sono al nord. E questo... Noi siamo impegnati e siamo convinti di farcela, con tutte le difficoltà e la situazione drammatica, nel giro di pochi giorni, nel giro delle prossime settimane, dobbiamo assolutamente risolverlo, perché è indecente la situazione che abbiamo ereditato. Vede che il rapporto con la situazione politica delle strade piene di rifiuti di Napoli è immediato, perché ci sono regioni, lei ci sta dicendo, che sarebbero disponibili a raccogliere in emergenza i rifiuti, le Marche, se non ricordo male, Sì, guardi, Marche, abbiamo dei rapporti con Puglia, Marche, Emilia-Romagna, Toscana. Bisogna superare il veto, per carità, legittimo, perché poi ogni forza politica si assume le proprie responsabilità, della Lega. Soltanto in questo momento non si comprende perché questo veto, ad esempio quando ci sono regioni dove la Lega Nord non ha nessuna forza, diciamo, anche di impatto sul territorio, e poi sono quelle stesse regioni che chiedono, e questo è l'aspetto paradossale, i rifiuti di Napoli perché hanno impianti fermi, perché non hanno rifiuti da smaltire. Quindi è il paradosso del nostro paese. Guardi, sopra il monitor in cui io la vedo c'è la fotografia di Pontida con scritto stop rifiuti napoletani, e il leghista in camicia verde, la scritta Padania libera. Oneto, diventa proprio una sfida a spaccare, a fare il braccio di ferro, questo territoriale. Una battutaccia: chi si prende i ministeri si prende anche la pattumiera napoletana. Decidano.
Non l'ho capita. Chi vuole i ministeri si prende anche la pattumiera napoletana, ragione in più per non volere i ministeri. Allora, questo è Oneto, per chi ancora non lo conosceva. Oneto è un secessionista, autonomista, che critica la Lega per i suoi compromessi di governo. Ma certamente questa situazione è diventata, come dire, qualche cosa che rientra in una partita politica, Sallusti. La Lega deve farla sudare a Berlusconi, deve mostrare che tira la coda fino all'ultimo, fino al punto di creare emergenze come queste? No, a parte che io credo che la Lega difenda anche i legittimi aspettative e interessi della gente che rappresenta sul territorio e che magari, appunto, come dire, ha già i suoi incerinitori, i suoi termovalorizzatori, che a differenza dei napoletani che non vogliono costruire, ha costruito, e che bastano smaltire i rifiuti locali. Però, se mi permetti, perché è stato concesso dai magistri di fare un comizio dove lui ha parlato da persona imputata e indagata, cioè la ricostruzione dei fatti fatta da De Magistris è quella di una persona imputata dei fatti, imputata in un processo disciplinare, non in un processo penale, ma comunque è una ricostruzione da imputata. E De Magistris ci ha dato una notizia, ci ha detto che il CSM è un covo di corrotti a servizio di Bisignani, perché le decisioni del CSM sono a maggioranza. Allora, se il CSM ha deciso che il lavoro di De Magistris era inadeguato, e i casi sono due, o aveva ragione il CSM oppure la maggioranza del CSM è al servizio di Bisignani. Io ricordo che il presidente del CSM è il presidente della Repubblica. Io non so se De Magistris intende dire che anche Napolitano è complice di Bisignani. Però comunque la versione data da De Magistris, ripeto, è una versione di una persona indagata di quei fatti, non, come dire, vittima di quei fatti. Prego. No, guardi, innanzitutto saluto il direttore Sallusti. Buongiorno. Ovviamente non sono affatto d'accordo con quello che dice lui, perché io, come ho detto prima, sono addirittura parte civile in un processo. Ci sarà un giudice che deciderà, certo. Chiedo scusa, però, se mi fa rispondere, sì, che è stato per la sottrazione illegale del processo Vainotti. Io non ho detto che il Consiglio Superiore della Magistratura precedente è un covo di corrotti, e men che mai, ovviamente, inutile che cerca di alludere una mia chiamata in causa del Presidente della Repubblica. Io dico che quel CSM ha scritto una pagina vergognosa della storia dell'autogoverno. E quindi della è al servizio di Bisignani. E quindi è al servizio, no, di Bisignani. No, ma guardi, che non è solo, innanzitutto non è solo Bisignani. Attenzione, la vicenda su cui si innesta la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura riguarda indagini che avevano ad oggetto non solo Bisignani, ma avevano ad oggetto anche diversi magistrati, avevano ad oggetto diverse questioni molto delicate. È stata una decisione che ormai quasi una gran parte della magistratura riconosce come provvedimento disciplinare assolutamente ingiusto e sbagliato. Tutti i condannati dicono così, anche Berlusconi dice che i provvedimenti sono... Ma no, guardi, è un processo disciplinare, Sallusti, non mi accosti a Berlusconi. È un ordine professionale. Di due cose diverse. È sempre un processo. Il discorso è un altro. Io poi, siccome sono abituato a dire le cose che penso e anche a provarle, tant'è vero che c'è un processo in cui sono costituito parte civile, in cui un GUP ha deciso, sono molto convinto che Papa, Miller e altri magistrati, per fortuna non molti, avevano anche il loro reticolato di amicizie e rapporti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, e di questo io ho fornito anche testimonianze, e che mi auguro che prima o poi quei verbali vengano resi pubblici come quelli su Bisignani di questi giorni. Io qui però vi fermo, perché credo che non ci seguano i telespettatori. A questo punto, come dire, cambio un po' la scaletta. Volevo coinvolgere Marta Vincenzi sulla sua esperienza, l'alternativa, ma ci arriveremo dopo. Vogliamo aiutare i telespettatori a capire chi è questo Bisignani? Perché tutti coloro che hanno deposto, diciamo, di fronte ai PM di Napoli, continuano a dire era l'uomo più famoso di Roma. Qui nessuno dei presenti l'ha incontrato. Tu l'hai incontrato due volte. Due volte, finalmente che ce n'è uno che l'ha incontrato. Ma non mi vergogno. Come? Non mi vergogno, assolutamente. Non c'è niente di cui vergognarsi, ma questa celebrità poi non è. La sua faccia la vediamo adesso più o meno per la prima volta. L'infedele ha fatto un servizio su di lui. Sono foto vecchie di 20 anni. Sì, tra l'altro. Non ama essere fotografato.
L'infedele ne ha parlato a settembre, sono arrivate delle telefonate preoccupate, ma perché parlate di lui? Abbiamo già fatto il bis di quel servizio. Tutti però, gli interrogati dicono, era famosissimo, non potevamo non parlarci. Cioè, Montezemolo, che oggi, dopo aver assunto in Ferrari il figlio di Bisignani, dopo aver detto che gli telefonava per raccomandare Hedwig Fenech, la sua ex compagna, sulla Rai, perché c'erano delle produzioni in ballo, dopo aver detto che Bisignani doveva così fare anche da tramite nella competizione che lui ha sui treni, no? Sulle ferrovie private che sta impiantando conto, quindi le ferrovie dello Stato, però poi dice per me, dice Montezemolo, Bisignani è da sempre quello che si occupa delle relazioni esterne dell'ENI, è sempre stato l'interfaccia di Scaroni, cioè del capo dell'ENI. Uno dice va bene, è l'interfaccia di Scaroni. Poi senti invece l'uomo della Finmeccanica, il direttore centrale delle relazioni esterne di Finmeccanica, il quale dice Bisignani per me si muoveva e veniva individuato come l'uomo di Letta, di Gianni Letta. Poi senti l'ex direttore generale della RAI, Mauro Masi, il quale non solo dice mi sono fatto scrivere la lettera di licenziamento di Santoro da Bisignani, ma dice io parlavo con Bisignani perché era il tramite migliore per Letta. Quindi è il io comincio ad avere il dubbio che Bisignani non fosse semplicemente il tramite per Scaroni, il tramite per Letta. Mucchetti, magari era un potere lui stesso, o lo è? Io non credo che Bisignani, che invece non ho avuto l'occasione di conoscere, ma che sarei curioso di conoscere da giornalista, non credo che sia un uomo di potere in senso proprio. Mi spiego che cosa io intendo per uomo di potere in senso proprio. Secondo me un uomo di potere in senso proprio è Silvio Berlusconi, perché governa un gruppo che vale tot miliardi in borsa, ha X dipendenti, fa il 40% dell'audience televisiva, ha un esercito. Un altro uomo di potere che esercita un potere vero è che sono io il presidente di Banca Intesa o l'amministratore della prima banca per ramificazione in Italia o quello di Unicredit. È Marchionne un uomo. Ecco, questi sono quelli che io capisco nella mia ignoranza come effettivi uomini di potere. Bisignani è un'altra cosa. Bisignani è un uomo che assurge agli onori delle cronache con la vicenda che ci ha ricordato prima Gianluigi Nuzzi, la tangente Enimont, fa il portaborsa, il portavalori che porta quanti i quattrini. Quanti soldi erano? 150 miliardi di lire erano all'epoca. Erano tanti soldi. Ecco, ce ne sono state tante altre poi di cose. Ma la cosa notevole è che questo Bisignani, tuttavia, non riesce a salvare il gruppo Ferruzzi quando il gruppo Ferruzzi va nei guai. Quello che voglio dire è che quando si muovono i pesi, i pezzi da 90 nel mondo dell'economia, tutte queste persone qui scompaiono. Detto questo, Bisignani, condannato in via definitiva, acquisisce un ruolo di intermediario in tutto l'arco degli ultimi 15-20 anni, sempre più potente perché? Perché intermedia persone fragili, persone che contano poco per conto loro e hanno bisogno di mettersi assieme per contare qualcosa. Qual è lo scenario dell'economia e della politica di questi, in cui tutta questa, diciamo, milieu di persone, no, gironzola come le formichine impazzite? È un mondo dove la politica ha perso i grandi partiti organizzati, hanno perso per tante loro ragioni, però non ci sono più. Cioè, quando c'era Aldo Moro, Fanfani, Andreotti, no, c'erano anche allora i trafficanti, ma stavano sotto, oppure, come Gelli, dovevano organizzare una rete effettivamente tentacolare e importante come fu la P2.
cioè erano poteri grossi che si muovevano, c'erano i grandi gruppi, ma te pare che Romiti andava parlando di uno che come Montezemolo è stato alla FIAT, ma che sono persone di peso diverso, andava da Bisignani a farsi raccomandare, poteva capitare. La vedo un po' più dura, cioè vedo degli uomini fragili, le ministre che vanno da Bisignani a consultarsi, a chiedere consiglio. La Prestigiacomo, la Gelmini, ma sono, la Carfagna. Sono persone inventate, sono dei nominati, non è gente che ha una forza propria. E non, essendo dei nominati, delle persone fragili... Però poi fragili, ci girano dei soldi, perché ad esempio, so che devo andare in pubblicità... Girano sempre i soldi in queste cose, però sono Bisignani i soldi stesso, che parla molto con i magistrati ed escono questi verbali... Oggi ha detto, ribadisco che ho facilitato la costituzione di rapporti commerciali tra Visibilia, cioè la società di raccolta pubblicitaria di Daniela Santanchè, e l'ENI. E in effetti si diceva che quando la Santanchè è diventata sottosegretario ha avuto l'aiuto di Bisignani, di Scaroni, di questo mondo. Io non credo, non lo so, non credo, non sono io il suo avvocato difensore. E su Visibilia sicuramente, perché Bisignani era un consigliere molto ascoltato della famiglia Angelucci, che era la proprietaria di Libero. Anche gli Angelucci? Sì, andando la raccolta, mentre Libero andava molto bene, siamo a metà degli anni 2000, la raccolta pubblicitaria andava meno bene, e Bisignani consigliò sicuramente, risulta, lo dice lui, consigliò la nascita di Visibilia per raccogliere meglio la pubblicità. Non vedo in questo un reato, onestamente, tanto è vero che non è ascritto come reato. E infatti ricomincerò da Carabini, perché adesso devo proprio fermarmi per la pubblicità, e coinvolgerò anche in questa domanda De Magistris. Molti stanno dicendo, ma che male c'è? No, è la parola più usata di questi tempi, il ma che male c'è. In fondo non è un reato, faceva favori, riceveva favori, scambiava, come dire, cortesie, facilitava affari. Certo, non è bello raccontare, e Gianni Letta lo ammette, gli è stato anche raccontato che era in corso un'indagine della magistratura violando, diciamo, un segreto che però spesso è un segreto di Pulcinella, ma non dobbiamo considerare tutto questo legale, una forma naturale e ovvia del sottogoverno italiano? Sarà interessante chiedercelo fra pochi minuti. Orazio Carabini, la domanda è questa: com'è che un signore che intanto era considerato un intoccabile, Luigi Bisignani, e che poi era considerato necessario, forse addirittura prezioso per il sistema, per farlo funzionare al meglio, a un certo punto può essere imputato, si può discutere la legittimità di questo suo lavoro informale? Dunque, intanto l'impianto accusatorio per ora è abbastanza fragile, quindi è molto interessante quello che ci ha raccontato tutto il materiale raccolto da Woodcock, ma per ora, come dicevi prima, le ipotesi di reato sono abbastanza... Così. Associazione a delinquere? No, è stata respinta tutto dal GIP. Ma sì, ma tutto da... favoreggiamento. No, quella è stata respinta associazione segreta. Anche delinquere. No, solo il favoreggiamento. Può darsi che Woodcock, che non è solo a fare questa indagine, abbia, come si dice, nel cassetto una armi ben più pesanti di quelle che ha utilizzato finora. Detto questo, in quello che è stata la mia esperienza in tutti questi anni di giornalista, pur non avendo conosciuto Bisignani, ma essendomi occupato di lui e dei suoi amici, io penso che come minimo il suo ruolo fosse quello di, se pensiamo ai film d'azione americani, quello di problem solver. Cioè qualsiasi cosa si intoppa nel meccanismo, telefoniamo a Luigi, che ha sicuramente un canale per risolverlo. Questo perché ha buone conoscenze nella guardia di fidanza, rete, nei servizi. Ha una rete che copre tutto lo spettro del potere, quindi è in grado di risolvere qualsiasi problema.
lo definirei proprio un problem solvering, come minimo. Se poi questo i magistrati forse saranno in grado di dimostrarlo, ha portato a degli abusi, per ora noi non lo sappiamo, sono tutte ipotesi, adesso non vedo perché dobbiamo infierire prima del tempo. Però raccontiamo come funzionava, allora raccontiamo anche gli effetti che tutto questo sistema produce sul normale funzionamento dell'economia. Allora, se c'è da scegliere una persona in certi ambienti, che non sono da poco perché tutto il sistema delle imprese pubbliche, allora non ci metti il più bravo, ci metti l'amico di Bisignani. I banchieri cosa dovrebbero fare? Valutare il merito di credito dei loro clienti o dei loro potenziali clienti. E allora a volte magari il credito è andato non a chi se lo meritava, ma all'amico di Bisignani. Oppure nei giornali, tutto a un tratto, diciamo all'inizio di questa decade, è invalsa l'abitudine che i comunicatori delle grandi aziende avevano diritto a sapere che titoli si facevano sulle loro aziende. E guarda caso quei comunicatori lì erano di riffo di raffa amici di Bisignani. Insomma, sono tutte. E magari anche i budget pubblicitari venivano orientati, no? Tutte budget importanti. Degenerazioni del sistema che non aiutano ad aumentare la produttività, io credo. Quindi dici, Carabini, non so se questi siano elementi di reato, ma sono elementi di freno a un sistema competitivo efficiente che esca dal clientelismo. Scusa, sì. Anche un'altra cosa, per adesso è uno spaccato giornalistico quello che ci ha offerto questa inchiesta, come se fosse un giornalista che ha dei poteri superiori ai nostri, no? Fa le intercettazioni e scopriamo che alcune persone che si sono fatte vanto di essere gli alfieri della meritocrazia, dal ministro della pubblica istruzione all'ex presidente della Confindustria, andavano da Bisignani a fare le raccomandazioni o a essere raccomandati o comunque a trovare le vie per risolvere i problemi che non sono quelle trasparenti della meritocrazia che predicavano ogni giorno e che volevano, tra virgolette, il ministro della pubblica istruzione, prima di essere ministro, fece addirittura un disegno di legge per rendere obbligatoria il merito nella pubblica amministrazione, come dire se è obbligatorio a essere santo. Perché la Gelmini ha chiesto raccomandazione a Bisignani? Ma insomma, andavi a parlare con Bisignani ed è che parlare con Bisignani non è reato, un conto è andare a chiedere raccomandazione. Il ministro che va a Piazza Mignanelli, il ministro. Ma questo il ministro io non lo so, ci possono essere questioni di convenienze, ma attenzione che parlare con Bisignani. No, scusa, ma è una questione istituzionale, mi dispiace, non c'è nessun motivo di convenienza. Io non so se era Bisignani che andava dalla Gelmini o la Gelmini che andava da Bisignani. No, quello che abbiamo letto era quello che abbiamo letto. Lui anticipa una cosa che io non conosco, che magari domani prenderemo atto che è vera, che la Gelmini andava a raccomandare qualcuno a Bisignani o viceversa. Io dico solo non che il ministro carte, non dovrebbe andare a Piazza Mignanelli, punto. Non so se Piazza Mignanelli è so l'ufficio di Bisignani. Ecco. Intratteneva rapporti con uno condannato per tangenti riconosciute, passato in giudicato, come ci è appena stato detto. Anche questo fa parte della meritocrazia. Del quale non sappiamo con certezza se avesse o non avesse un suo ufficio dentro a Palazzo Chigi. Mai stato chiarito. Non è mai stato chiarito questo dettaglio, ma è certo che il suo testimone di nozze, Gianni Letta, del quale fra poco vedremo un servizio filmato, come dire, lo riceveva assiduamente, sempre nella logica del risolvere i problemi e ricevere informazioni, segnalazioni. Voglio sentire in proposito l'opinione di De Magistris, qui da politico, non da magistrato. L'idea del così fan tutti, che male c'è, non costituisce reato, dove ci porta? Sicuramente diciamo che chi ha avuto un pregresso in ambienti piduistica, una condanna definitiva come ricordavate voi per una maxi tangente di 150 miliardi di lire e abbia tutto questo potere, inquieta un cittadino, un politico. Io francamente non sottovaluterei affatto il potere di Bisignani e del reticolato che ruota attorno a lui. Poi detto questo, è molto vero che il passaggio tra l'affarismo, la malapolitica, il lobbismo,
le consulenze infedeli, i rapporti tra politica e affari, l'economia che certe volte prevale sulla politica, non sempre significa fatto giudiziario penalmente rilevante. Tanto è vero che secondo me le inchieste più forti sono quelle che partono da una serie di reati fine, cosiddetti reati consumati, e poi arrivano a configurare un quadro associativo. La grande intuizione politica, perché all'epoca fu fatta dal Parlamento, della legge Anselmi, quella sulla P2, la cosiddetta legge 17 del 1982, è importantissima perché consente di ricostruire sul piano giudiziario quello che è un filo eversivo che sotto traccia sta condizionando le nostre istituzioni. Cioè la legge dice che il reato quando in modo occulto delle persone si associano, si organizzano per interferire sugli organi costituzionali e sui i profili istituzionali della nostra Repubblica. E questo è quello che sta emergendo nell'inchiesta di Napoli, è emerso poco tempo fa nell'inchiesta di Roma, Firenze e Perugia, inchieste che hanno condotto altre procure, che mi sono imbattuto anche io nel passato. Cioè il rischio concreto, io direi certezza dal punto di vista politico ma non giudiziario, che ci sia effettivamente questo reticolato di potere molto saldo che condiziona anche col cosiddetto metodo boffo, che traspare anche in questa indagine di Napoli, cioè il condizionare altri servitori dello Stato, imprenditori e giornalisti con attività di dossier, di delegittimazioni, di calunnie e quant'altro. Ecco, io adesso voglio che ci sia un momento, prima che lei ci lasci, e so che tra una decina di minuti ci deve lasciare, in cui dialoga con Marta Vincenzi e con Limonta, di nuovo da sindaco del centro-sinistra e sul futuro del centro-sinistra. Ma prima, finiamo questo aspetto, voglio arrivare a Letta, ma Nuzzi, dammi una mano a spiegare la nostra copertina. In Vatican S.P.A. c'è Bisignani, ma intestatario, se non sbaglio, di un conto allo IOR, certo. C'è anche un altro signore di quei tre lì, o sbaglio? Beh, c'è un conto attribuito a questo Geronzi, Fondazione Dino, di dove nel 92 aveva un saldo di 5 o 6 miliardi di lire. Era una ragnatela di conti correnti intestate a fondazioni benefiche inesistenti e che coprivano nomi eccellenti. Quindi c'era un tale Geronzi, c'era il conto di Andreotti, dove sono transitati, credo, 60 milioni di euro. Allora, questo è l'ambiente, no? È un ambiente nel quale ci sono buoni rapporti con il Vaticano, ma forse anche con delle loggi massoniche. Bisignani, veramente in 10 secondi, perché mancano, secondo me, dei pezzi importanti. Allora, Bisignani nasce dall'annidata di due poteri, l'annidata andreottiana, e nasce da un padre che era l'uomo di riferimento dei Ferruzzi nella America del Sud degli anni 70. Quindi relazioni internazionali. Potente. Ha ottime relazioni, perché dico Andreotti? Perché Andreotti era uno spettro, quindi arrivava fino in Vaticano. Infatti il suo uomo più di assoluta fiducia di Bisignani, con il quale si stringeva le relazioni, era De Bonis, che era il braccio destro di Marcinkus all'epoca. Questo era poi c'è un stato sacerdote, sì. Poi c'è stato Monsignor Marcinkus, poi c'è stato il terremoto di Mani Pulite, lui è rimasto colpito, però, e su questo io con tutto rispetto ho qualche, come dire, è vero che lui non è un uomo di potere, nel senso che non ha le truppe cammellate, però è un uomo forse il più grande conoscitore della macchina, e su questo ha ragione De Magistris, della macchina della cosa pubblica italiana. Una parte la comanda, una parte la influenza e una parte, se non la conosce, la fa di tutto per entrare in quella sistema relazionale. Poi bisogna anche dire questo, però, perdonami, l'inchiesta di Napoli. Cioè, se lui è il nuovo capo della massoneria internazionale, l'inchiesta di Napoli, Woodcock, non ha chiesto la misura cautelare, lui, per l'associazione segreta. Quindi, no. Ecco. No, che senso, non è che il GIP gliel'ha bocciata. Gliel'hanno bocciata. E i reati addebitati a questo gruppo, la posizione più compromessa è quella di Papa, no? Questo Papa, il GIP, scrive che con l'associazione segreta presunta nulla c'entra, questo lo scrive il GIP. E questo perché? Perché abbiamo un sistema, al di là dell'aspetto penale, c'è un episodio bellissimo. Non ce la facciamo. Ho finito, un episodio, questo fammelo dire, Gad.
Un paio di anni fa, perquisizione a casa di Besignani, non quella ordinata del Magistris, e si sentono, i vicini sentono che i militari si mettono sull'attenti. Cosa era successo? Erano entrati i finanzieri, dovevano fare la perquisizione e hanno trovato nell'ufficio di Besignani un generale di corpo d'armata che stava chiacchierando con l'uomo degli affari. Questo spiega anche il rapporto privilegiato con Palazzo Chigi. Io tengo tra le mani la biografia non autorizzata di Gianni Letta, dalla quale Michele Cavallaro ha tratto, diciamo così, elementi utili per un ritratto diverso da quello che va per la maggiore, perché noi dobbiamo chiederci qual è il riferimento di governo, chi sono i dirigenti governativi che utilizzano questo tipo di reti. Badate bene, anche D'Alema, potrebbe ricordarmi Sallusti, riceve il nuovo capo dei servizi segreti militari sollecitato in ciò da Besignani, presente in anticamera, lui dice, così per essere pignoli, no? Quindi, come dire, è una questione di buoni rapporti, ma capo dei servizi segreti. Designato, sì. Vediamo il servizio di Cavallaro. Buonasera, signor commissario. No, signora, buonasera. Non sono un commissario, sono un giornalista. Ah, dottor Letta. Io piaccio. Gianni Letta, per lui metto due mani sul fuoco, assicura Casini. E io non solo le mani, ma pure i piedi, gli fa eco Berlusconi. Tutti stimano Gianni Letta, maggioranza, opposizione, gerarchie ecclesiastiche. Sarà perché risponde a tutti, non si nega a nessuno e con gentilezza e sollecitudine provvede, smussa, risolve. A spezzare il coro degli attestati di stima, Gianni Letta, biografia non autorizzata, di Giusy Arena e Filippo Barone. 76 anni, abruzzese di Avezzano, giornalista, Letta inizia la sua carriera nel quotidiano romano Il Tempo, vicino alla DC di Fanfani e Andreotti, diventandone direttore a meno di 40 anni. A lanciarlo è il fondatore Renato Angiolillo, marito di una donna la cui casa diventerà uno snodo fondamentale del potere capitolino, Maria Angiolillo. Nella discrezione del suo salotto a Trinità dei Monti, due cene al mese per 40 anni, i potenti della politica e dell'economia si incontrano, tessono relazioni, mediano, raccomandano, decidono nomine. E Letta, mondano e figlioccio della vedova Angiolillo, ovviamente qui è di casa. Quando nel 1987, causa bilancio in rosso, Letta perde la poltrona, in soli tre mesi entra nella galassia berlusconiana, dove diventa vicepresidente delle comunicazioni Fininvest. Nel 1994 il ritorno dove era cominciata la sua ascesa Piazza Colonna, a pochi metri dalla sede del Tempo, Palazzo Chigi. Da sottosegretario alla presidenza del Consiglio, tratta e media con tutti. Cenando a casa Letta, D'Alema e il Cavaliere si accordano sulle riforme istituzionali da fare nella bicamerale, poi naufragata. È il patto della crostata. Uscito da Mediaset, dove oggi c'è invece il figlio Giampaolo alla guida di Medusa, il colosso della distribuzione cinematografica del Biscione, nel 2007 Letta diventa consulente della banca d'affari Goldman Sachs, a cui mette a disposizione la sua esperienza politica e la sua profonda conoscenza del mercato italiano. Ma soprattutto ha il ruolo chiave di ambasciatore del Cavaliere oltre Tevere, dove nel 2008 viene insignito della carica di gentiluomo di Sua Santità. Proprio la sua sollecitudine verso il mondo cattolico gli causa la grana giudiziaria su cui lo avrebbe tenuto informato Besignani. Nel 2008 il PM John Woodcock lo indaga per abuso d'ufficio, turbativa d'asta e truffa aggravata. Letta avrebbe fatto pressioni per favorire in un appalto la cooperativa La Cascina, gigante della ristorazione vicino a Comunione e Liberazione. L'inchiesta, tolta a Woodcock per un conflitto di attribuzione prima di essere affidata alla piccola procura di Lago Negro, è stata poi archiviata, come nel nulla o amnistiate erano finite le precedenti vicende giudiziarie in cui Letta è stato coinvolto: fondi neri IRI, tangenti ai funzionari delle poste per ottenere un piano frequenze favorevole a Fininvest, finanziamento illecito ai partiti. E se dell'inchiesta di Woodcock si è occupato quasi solo il Fatto, è passato inosservato che la Relais Le Jardin, la società di catering che serve la cena ai potenti della terra, ai G8 di Genova e dell'Aquila, o al vertice NATO di Pratica di Mare del 2003, organizzati dalla Protezione Civile, ha tra i suoi soci il marito della figlia del sottosegretario, Marina. Ah, le cene! Croce e delizia di Gianni Letta. Ecco qua. Cominciamo a capire la dimensione, diciamo, del mondo che
traballa, al di là dell'inchiesta giudiziaria, il fatto che se ne parli in pubblico è già una novità. Qui, prima che andremo avanti a raccontarlo, mi piacerà anche una replica farvi vedere più tardi, una replica di 2 o 3 anni fa, un servizio che avevamo già preparato su Dago Spia. Abbiamo degli amici che nella rete, sul web, lavorano parecchio, magari in termini diversi, dopo ve li presenterò. Ma qui, Marta Vincenzi, vorrei che tu dialogassi con De Magistris. Siete 2 sindaci di centrosinistra. L'impressione è che questo mondo stia in qualche modo crollando, ma che non si veda che cosa spunta, che cosa avviene a livello nazionale in alternativa. Beh, è così, lo è davvero. Però credo che la spinta che la vittoria di De Magistris a Napoli e quella di Pisapia a Milano possono darci aiuterà un po', perché di quale altro mondo si debba poi parlare è questione che va un po' meglio approfondita governando, perché solo scomponendoci o ricomponendoci in funzione anti-berlusconiana o parlando male di questo mondo, o prendendone le distanze, credo che non si riesca a dare il senso di come si dovrebbero affrontare i problemi veri del paese. Ora, mentre di queste cose si raccontava, per esempio, io pensavo, ma stamattina, che sono andata a salutare i lavoratori di 2 aziende Finmeccanica, Elsag e Selex, che sono usciti dalle loro fabbriche e si sono incontrati a metà, no? Per dire no a questa fusione che Finmeccanica vuole. Ma io pensavo, ma se erano tutti amici di quello di cui parlavate prima, come faccio io a essere sicura che quel piano industriale l'ha fatto il migliore degli amministratori delegati del mondo o non un amico di questo o di quell'altro? E come faccio a pensare che se a Fincantieri, a Castellammare di Stabia piuttosto che a Genova, si dice facciamo un piano industriale e chiudiamo i cantieri, sia davvero così per via delle grandi crisi del mondo o perché non abbiamo messo gli uomini giusti al posto giusto o perché questi uomini sono poi condizionati da una rete di relazioni che ha a che fare con qualcosa che non è, che è quello che davvero frena? Ecco, la domanda oggi è questa. La risposta però va data anche mettendo in campo delle soluzioni possibili. A questioni di livello nazionale, di livello locale, a noi, ecco, siccome tocca governare. È, lo chiedo a De Magistris prima che ci lasci, come dire, ripetere su scala nazionale l'esperienza delle primarie che avete vissuto a Napoli, a Milano, a Cagliari, a Torino, a Bologna, primarie molto libere, con molti imprevisti come il suo? Ma le primarie sono un fatto positivo se non sono le primarie come quelle che si sono verificate a Napoli. La mia candidatura a Napoli, che era assolutamente imprevista, non era assolutamente in cantiere, nasce proprio per il tipo di primarie fallimentari che il centrosinistra ha fatto a Napoli. Quindi bisogna ragionare su altre primarie come quelle di Milano o quelle che sono state fatte in altri luoghi, che possono essere significative sul piano politico se aumentano il tasso di partecipazione della cittadinanza attiva. Io credo che il grande risultato di Napoli, è stato quello della mobilitazione popolare, la grande voglia di politica che c'è stata nella cittadinanza napoletana, la straordinaria risposta dei giovani, anche diciottenni, che tutti quanti dicevano che non erano interessati alla politica. Quindi io credo che i partiti, ma non solo i partiti, devono cogliere da queste elezioni amministrative uno spunto di riflessione per costruire un modo di fare politica che vada veramente oltre i partiti. Questa è la scommessa che il centrosinistra deve raccogliere. Se porto l'esempio napoletano, il messaggio che io inizialmente ho condotto in campagna elettorale, che ero sia da un lato alternativa appunto alla mia candidatura a quella del candidato di una parte del centrodestra, Lettieri, da come si è visto del risultato elettorale, ma anche alternativa al candidato che rappresentava la continuità col centrosinistra napoletano. Questo segnale è stato forte, è stato colto, quindi io credo che la sfida è questa, non ragionare solamente in termini di contrapposizioni tra partiti del centrosinistra e del centrodestra, ma aprirsi
a quella voglia di politica che c'è nel paese. Un'ultima cosa vorrei aggiungere: credo che l'opposizione in questi mesi è stata fortissima nel paese, l'opposizione sociale. Se penso alla grande manifestazione della FIOM del 6 dicembre, se penso al movimento delle donne con Se non ora quando, o al movimento studentesco contro la Gelmini. L'opposizione politica e il centrosinistra, io credo, può ritrovare l'unità se sa cogliere quello di buono che è venuto soprattutto dalle esperienze di Milano e di Napoli. Dottor Lerner, io purtroppo vi devo salutare perché devo andare in prefettura perché, come sa, come lei ha ricordato prima, è iniziata da poco una riunione molto delicata. Auguri. Auguri e arrivederci. Grazie. Sì. Buona serata a tutti. E quanto ai temi sociali, adesso mi devo fermare per la pubblicità, ma tra poco con Maurizio Russo Spena non mancheremo di affrontarli, e con gli amici greci, insomma, molta carne al fuoco. Ma voglio continuare ancora un attimo sulla rete della comunicazione, i soldi, la pubblicità, le buone relazioni intorno a Bisignani, a Letta e a Geronzi. Tra pochi minuti. Vediamo Oibò, che bel cartoncino invito che abbiamo recuperato quest'oggi. La memoria a volte ci aiuta ancora. Francesco Micheli, un grande finanziere di Milano, Paolo Mieli, all'epoca direttore del Corriere della Sera, Daniela Santanché e poi il direttore di Chi è Novella 2000, Alfonso Signorini, che qui a Milano presentavano solennemente l'opera di Roberto D'Agostino e Umberto Pizzi, Cafonal. Bellissimo. Voi, molto divertente. Molto, sì. Il giornale è stato il primo a fare un titolo esplicito nei giorni scorsi, definendo Bisignani fra gli ispiratori del sito Dago Spia. Sì. Oggi Bisignani stesso conferma di essersi prodigato per ottenere 100.000 euro l'anno lordi di pubblicità per questo sito dall'ENI. D'Agostino ha subito replicato che Bisignani è solo una delle fonti e che 100.000 certo. euro di pubblicità è una cosa normalissima, come al solito. Ma colpisce comunque l'uso che questo ambiente fa anche di un sito così, che vorrebbe essere ironico, irriverente, di sfottò e che invece conta, no? Ma sì, D'Agostino sicuramente ha importato in Italia un modello di giornalismo che non esisteva e di questo gliene va dato atto, cioè quel giornalismo che sta borderline tra il gossip, il potere, la finanza. È per certi versi anche un grande giornalismo. È un giornalismo interessante, è un giornalismo borderline ed è un giornalismo che ha attirato subito l'attenzione delle grandi lobby e dei potenti, proprio perché è un giornalismo che parla dei potenti e tratta coi potenti. E in questo non ci vedo nulla di male che Bisignani si sia interessato, in quanto capo di una lobby, si sia interessato a Dago Spia. A me risulta, cioè non è che risulta a me, risulta sulle carte che Bisignani si è interessato anche al Corriere della Sera, era un grande amico di Ferruccio De Bortoli, come io l'ho incontrato più di una volta, due volte per la precisione. Cioè, perché voler a tutti i costi definire tutto quello che Bisignani toccava una cosa illegale, quando il lavoro delle lobby esattamente quello? Io volevo dire questo, che se qui ci prendiamo tutti in giro e vogliamo dire che le lobby non esistono o che le lobby sono qualcosa di brutto, non ne usciamo. Il problema è la libertà del decisore rispetto alla lobby. La lobby è legittima. Io credo che in questo momento ci sia una lobby che sta lavorando per portare Santoro alla 7 e ci sia una lobby che sta lavorando per non portarlo alla 7. Il problema è la libertà dell'editore della 7 di decidere, tenuto conto anche di cosa dicono e cosa fanno queste lobby. Più modestamente stiamo parlando del direttore generale del RAI che si fa scrivere la lettera. Ci sono delle cose che scivolano nel ridicolo e nel bizzarro, perché il direttore della RAI che si fa scrivere la lettera da Bisignani è un problema del direttore della RAI, non è un problema di Bisignani. Voglio dire, ma che forse le lobby... Forse anche un problema di chi l'ha scelto. Vabbè, ma voglio dire, ci sono delle cose molto ridicole e imbarazzanti in tutto questo. Forse anche un problema se
di fronte a un'indagine della magistratura le segnalazioni arrivano da un ex magistrato divenuto parlamentare? Ma se ci sono dei reati, nessuno sta difendendo. Il problema è stabilire quali sono i reati e qual è invece una normale attività di relazioni e di lobby, e per cui non è che chiunque ha avuto a che fare con Bisignani o ha telefonato a Bisignani o ha chiesto consiglio a Bisignani o ha ricevuto... Io sono stato in 13 giornali e 30 anni che faccio questo mestiere. In tutti i giornali ci sono chiunque fa pressione per pubblicare una notizia, per non pubblicarla. Il problema è la libertà del direttore di decidere se pubblicare o non pubblicare. Quante telefonate ricevi tu ogni giorno? Tutto il mondo che vuoi, però credo che qui stiamo parlando di una cosa diversa, scusami. Perché, cioè, leggendo quell'ordinanza di custodia cautelare di Napoli, viene fuori uno spaccato di... Non parliamo delle raccomandazioni, che la raccomandazione è italica, ma viene fuori uno spaccato di infiltrazioni nel sistema giudiziario, di tentativi di manomissione delle indagini, di acquisizione di elementi coperti dal segreto istruttorio, che non sono solo riferibili a Bisignani, magari a volte sono a Papa, ma a volte sono questo la Monica che è scappato in Seneca. Io non sto parlando di Bisignani. Ma se ci sono dei reati lì ci mancherebbe altro. Ricordiamoci anche che sulla... Attenzione, però qui stiamo parlando se il sito d'Agospia è un reato. Il sito di Agospia è un sito di grande giornalismo. Chi ha detto che è un reato? Grande giornalismo. Allora, è un sito di grande questo giornalismo. Questo grande giornalismo è tale che io mi consento una replica a proposito di questo grande giornalismo. E dopo lo commentiamo un po' insieme sull'uso che il potere fa di questi strumenti. Noi lo abbiamo trasmesso nel dicembre del 2008, questo servizio di Federica Boccellari, ma oggi, alla luce di quello che abbiamo potuto raccontare di questo sistema, è interessante risentire le voci che adesso riascolteremo. L'avvocato Agnelli disse che Mieli aveva messo la minigonna al Corriere della Sera. Io ho detto, cazzo, lui ha messo la minigonna. Bene, il mio scopo è quello di fargli vedere le mutande. Io sono abituata al mondo arabo, dove le tette e i culi e varie cose non si vedono molto, devi essere abbastanza coperto. Dunque sono comunque rimasta abbastanza affascinata di tutto questo ben di Dio. Direttore, cosa ci fa alla presentazione di un libro di gossip? Lo si chiama gossip, ma è informazione. Io imparo e capisco molto più leggendo questo tipo di notizie, guardando questo tipo di immagini, a volte che leggendo dei saggi scritti da sapientoni. Quindi l'Italia di oggi la racconta Cafonal? Ah, guardi, si capisce l'Italia della Seconda Repubblica, Italia di questi anni, molto più sfogliando, guardando questo libro che leggendo dei veri e propri libri di storia. La cosa più clamorosa del libro però è la foto che Pizzi ha fatto a Lella Bertinotti che bacia la mano a Paolo Mieli. Questa strappatela però, perché questa non testimonia niente. Nasce da una costola di Porta a Porta. Molto tardi ho capito che cos'era d'Agospia. Ho cominciato a guardarlo e ho scoperto che, soprattutto, paradossalmente, anche se Cafonal non c'entra molto con quello che sto per dire, soprattutto nel mondo economico e finanziario, d'Agospia era veramente, veramente molto, molto informato. Allora ho detto, ma lo sai che questo gran cazzone di D'Agostino è uno che gliela molla. Salunga. È uno che la salunga. Dottor Micheli, come mai è qui oggi? Vuole che non mi occupi di una cosa che ha un fortissimo valore sociale e, se posso dire, anche aggregante, come è questo libro. Un libro romano mostra anche lati di un potere che a Milano non c'è. Cioè un potere che si prende in giro, un potere... Ma non è un potere che si prende in giro, è un potere che è tutto considerato e accetta di essere preso in giro pur di apparire. È un potere quindi molto vanitoso, vanese. Beh sì, non penso che sia un peccato, è una caratteristica. Dicevo prima, è un giardino zoologico diverso rispetto a quello milanese, ma non faccio scale di valori. È meglio esserci o meglio non esserci, Scap? Beh, dipende, stando a Roma è molto meglio esserci, stando a Milano forse la gente rifuggirebbe. Il problema è per chi non c'è, come diceva Andreotti, no? Che il potere logora chi non ce l'ha.
quale si logorano non esserci. Non è una questione di vanità, non è neanche una questione di immagine, che se uno rappresenta qualcosa, e oggi hanno dimostrato, il libro lo dimostra, è su Cafona. La cosa più brutta è non esserci. Grazie. Oggi non sarei più così sicuro. Per la cronaca, a questa presentazione al Circolo della Stampa seguì una cena a casa del finanziere Francesco Micheli con tutta la Milano che conta, grandi insomma, imprenditori di fama. No? La Milano che conta davvero? Beh, quella almeno che... forse che pensa di contare andando quella che lì, crede come? Di contare così dice il perfido Mucchetti. No, mi non chiedo... so, c'erano gli amministratori di Mediobanca, c'era l'amministratore delle grandi banche, sì, c'era c'erano... il vicepresidente di Mediobanca Marco Tronchetti Provera. Vedi che ti ho beccato subito, l'hai fatto apposta per farmelo dire? No, no, lo so, no, si sa. No, tu mi guarderai stupefatto. Perché interpello te? Perché io mi chiedo se non sia stato proprio un senso di disincanto e di fastidio rispetto a questo mondo che ha favorito la nascita di una politica completamente diversa, degli sconosciuti in qualche modo. Beh, io penso che sicuramente questo è stato un elemento molto importante. Credo che quello che sia successo, quello che è successo a Milano a partire da giugno dell'anno scorso è anche un po' una risposta a questo, perché io vorrei ricordare a tutti che dopo che Giuliano Pisapia ha vinto le primarie, quando è iniziata, diciamo così, la vera campagna elettorale, noi ci siamo trovati di fronte a una spaventosa offensiva mediatica da parte dell'allora sindaco Letizia Moratti, che ha riempito Milano di manifesti e di pubblicazioni che ovviamente magnificavano l'opera della giunta precedente del tutto legittimamente, e di fronte a tutto questo noi abbiamo invece continuato a parlare con la gente, andare a fare le assemblee, a incontrare le persone, perché effettivamente io credo che poi alla fine molta stanchezza rispetto a questo modo di apparire. Io ad esempio, quando appunto Daniela Santanchè dice l'importante è esserci, perché non esserci vuol dire non contare niente, io credo che Milano, Napoli, ma anche la scelta del sindaco di Genova di dire io sono il candidato sindaco, però partecipo alle primarie e quindi pongo immediatamente la mia figura, ci metto la faccia immediatamente fra la gente, sui problemi della città, eccetera, sia stato assolutamente decisivo. Io penso che molta persona sia stanca. Infatti, se non ti offendi, io ti dico che ti invito volentieri, perché sei rappresentativo della politica degli sconosciuti. Tu fino esatto. a poche settimane fa eri considerato uno che non contava nulla. Una cosa non annulla l'altra, voglio dire. Non è che Dagospia è in contrapposizione al mondo di Pisapia. Sono due cose completamente diverse. Forse è un uso diverso probabilmente della rete. Il grandioso mondo di Pisapia. Dagospia è un sito di informazione alto, soprattutto finanziaria. Tra l'altro è un sito, se dovessi definirlo, lo definirei anti-berlusconiano. Cioè, se c'è un sito che fa un mazzo così al cavaliere e lui ride ogni piesso spinto, è proprio Dagospia. Voglio dire, non è identificabile. Tra gli inserzionisti pubblicitari c'è anche Mediaset, si vede che... Ma sì, ma io credo che questa televisione, noi abbiamo i neri ogni quarto d'ora, ma ha della pubblicità. Tu vuoi dire che chi fa pubblicità sulla 7 ti vuole corrompere? No, allora, ma perché chi fa pubblicità sul giornale deve volere corrompere me, invece chi fa pubblicità sulla 7 non deve corrompere me? Escludi che Dagospia fosse veramente parte di un sistema di relazioni. Stiamo infamando gli inserzionisti pubblicitari, stiamo infamando i direttori, stiamo infamando... No, ma pensate che siamo tutti al servizio dell'inserzionista pubblicitario? No, assolutamente. Io voglio dire, se Bisignani semmai avesse convinto Eni a darmi 100.000 euro in più di pubblicità, pensando di potermi condizionare, ma io mi prendo le 100.000 euro e non mi faccio condizionare. Ma a me che me frega, voglio dire. Cosa c'entro io con la... Io penso che in contrapposizione non ci sia questa cosa, non ci sia da una parte la pubblicità, l'informazione di un certo tipo. In contrapposizione ci sia
nettamente un modo di intendere la politica, di intendere la partecipazione, di intendere sì. quello che si deve fare nella città. Ma non c'entra nulla, sono d'accordo, Dago Spia casomai le fa perdere le elezioni, non è che le fa vincere, però voglio dire, quando Eni fa pubblicità su Repubblica, non è che Gardlener viene a dirsi, beh, però Eni vuole condizionare Ezio Mauro. Ma chissà perché fa pubblicità dappertutto, deve condizionare solo D'Agostino a me. Allora, fa pubblicità adesso voglio coinvolgere loro, infatti, guardarli e poi vi farò vedere anche un libro. Soltanto restando a un signore che ha parlato nel video, nel filmato della Bocellari, devo leggere una sua lettera, Bruno Vespa. Mi scrive, caro Gad, nell'infedele di lunedì scorso ironizzasti giustamente sul fatto che mentre tu andavi in onda sul referendum io mi occupavo di Sara e di Melania. Ti sarei grato se informassi i telespettatori che purtroppo non potevo fare altrimenti perché la mia redazione è stata chiusa il 9 giugno e proprio con una puntata sui referendum e prima di quella data avevamo registrato tutte quelle che vanno d'estate. Per evitare errori del genere, dice Bruno Vespa, ho chiesto e ottenuto che dalla prossima stagione Porta Porta vada in onda fino alla fine di giugno, quindi non so se ho fatto bene a sfotterlo. Comunque mi ha mandato una lettera e io ve la riporto. Possiamo presentare questi signori, ovvero sia il terzo segreto di Satira, guardando soltanto un brano del loro celeberrimo filmato, celeberrimo anche se in televisione mica è andato appunto sulla rete, là dove si trova anche Dago Spia. Furto di un veicolo. Un panzerotto? Pare no, per di no. Come? Questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua. Ti terremo tra di noi. Il favoloso mondo di Pisapia, siete voi che l'avete fatto? Chi di voi ce lo racconta? Sì, siamo noi. Ma noi niente, siamo un gruppo di 5 ragazzi, siamo usciti qualche anno fa dalle scuole civiche di cinema di Milano e abbiamo aperto questo canale su YouTube qualche mese fa e cerchiamo di fare satira, abbiamo fatto dei video, questo è stato quello che effettivamente è stato più visualizzato sulla rete, diciamo. Abbiamo utilizzato la rete perché sicuramente il canale con il quale si può raggiungere con più facilità più persone, poi dove ovviamente c'è una libertà che non, in altre situazioni non si riesce a trovare. Ma è nata, come dire, un umorismo di massa, in qualche modo, perché io ho tra le mani adesso questo libro, mi è arrivato proprio oggi, Pisapia mi ha rubato l'immagine del profilo, no? E questo è un logo che molti hanno messo su Facebook, dove trovi di tutto, Pisapia rasa a zero i criceti per fare colbacchi per i suoi amici comunisti, Pisapia ha ucciso la mamma di Bambi, Pisapia mette il parmigiano sulle linguine allo scoglio. Entro un anno dall'elezione Pisapia organizzerà a Milano il primo salone internazionale dell'auto rubata. E lì torniamo, questa è farina del vostro sacco, no? Secondo me funziona, il nostro è stato tutto venuto molto spontaneamente. Noi facevamo questi video di satira, quando abbiamo visto effettivamente qual era il clima che si era creato di terrorismo mediatico nei confronti del candidato sindaco all'epoca. Non per fare politica, ma perché noi facciamo comunque, cerchiamo di fare satira in tutti i sensi, però ci è venuto spontaneo rispondere con una sana e spontanea risata, perché davanti a certe immagini che davano comunque
in generale della politica, di quello che si stava facendo, ci voleva un... c'è stato un movimento, c'è stato qualcosa, perché comunque noi stessi col video, ma in generale tutte le persone che hanno risposto con queste battute, con la satira, con la risata, era un voler dire basta, non ne possiamo più di tutto questo, di insulti, veramente di una cattiva politica. Pisapia ti fa cadere la fetta di pane dalla parte della Nutella. Pisapia si è travestito da serpente e ha ingannato Eva. Forse è davvero nato qualche cosa di diverso. Noi tra poco parleremo di Pontida, no? A Pontida si usano un sacco di parolacce, il che, voglio dire, non scandalizza nessuno. E come già spiegato nella precedente puntata dell'Infedele, il rischio di apparire poco spiritosi, no? Quelli che non capiscono le battute, e sembra nella Italia di oggi la più atroce, no, delle colpe. Quello lì non sta al gioco, non sta al e mette volentieri, molto spesso, come dire. Invece questa è ironia, cosa ben diversa. Loro sono molto divertenti e fanno un gioco anche molto bello. Quello che dici tu, ti rispondo brevemente, sì, è che bisogna saper giocare da tutte e due le parti, insomma. Bisogna saper giocare da tutte e due le parti. Voglio dire, benvenga la satira, qualcuno... benvenga la metafora, benvenga la presa in giro, che... ma vale anche l'inverso. Però. Le spara molto grosse, parla di fucili, parla di secessioni, eccetera, e poi dice ma scherzavo, ma come non capisci che era... un gioco, allora la cosa si fa più complicata. Non no, io credo che bisogna prendere col sorriso anche le secessioni di Bossi, sapendo... Col sorriso? Dire, beh, perché se no se tutto da una parte si prende seriamente, ma non è questione di sorridere o di ridere, allora bisogna, come Vendola dice, i miei fratelli Rom, e addirittura anche Pisapia si è un po' imbarazzato, e Bossi dice facciamo la secessione, insomma... Sono degli slogan, delle frasi fatte che o le accettiamo tutte e due o non ne accettiamo nessuno, è quello che dico io. Perché deve far ridere solo Vendola e invece imbarazzare Bossi? No, o imbarazzano tutte e due o fanno ridere tutte e due? Maurizio Russo Spena, sì. Solo se mi permetti, Gaddo, una notazione su quest'ultima cosa della capacità del linguaggio, no? Che appunto deve far ridere, è ironia e deve esserci da tutte e due le parti. Io credo invece che... come dire, ci sia una responsabilità della comunicazione pubblica, della comunicazione politica rispetto alla capacità performativa del linguaggio, cioè di riprodurre, della sua capacità di riprodurre anche atteggiamenti, opinioni, sensibilità e a volte anche azioni. Per cui, insomma, credo che invece ci debba essere una grossa presa di responsabilità da questo punto di vista da parte della comunicazione. E di nuovo, adesso io mi devo fermare per la pubblicità, ma ricomincerò con lei perché... di nuovo è stato internet lo strumento che ha reso, come dire, tutti quanti quelli che lo desideravano partecipi di un episodio in sé piccolo. Adesso già si vede il filmato alle sue spalle, ma lo guardiamo in esordio subito dopo la pubblicità. Quello che è accaduto fra la Russo Spena e il ministro Brunetta avrebbe potuto essere oggetto di controversie infinite. È andata così, non è andata così, non è andata così, se non fosse stato cliccato centinaia di migliaia di volte in pochi giorni sul internet. E questo ha cambiato tutto, forse è parte del cambiamento in atto. Tra pochi minuti.
Io credo che la giornata dell'innovazione sia questo, di riconoscere al nostro paese questa grande capacità di parlare al resto del mondo. Se poi vogliamo chiamare questo parlare al resto del mondo innovazione, chiamiamolo pure innovazione. Grazie. Possiamo fare una domanda al ministro, per favore? Scusate, non vi vedo e non vi sento. Se venite qua... Lei si presenta? Buongiorno. Io sono della rete dei precari al servizio... Grazie, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Questa è la peggiore Italia, grazie. Buongiorno, arrivederci. Arrivederci. Questa è l'innovazione. Non so chi di voi non l'avesse già visto, però, come dire, vedo dei sorrisi e valeva forse la pena di rivederlo sulla TV generalista e non soltanto su internet. Che cosa succede dopo? Io voglio chiedere... Sì. A Maurizio Russo Spena. Che cosa... Allora, innanzitutto io credo che questo spazio di visibilità che in qualche modo ci ha consegnato anche il ministro Brunetta, io lo sto assumendo insieme alle altre reti di precari con tutta la responsabilità ovviamente che gli è dovuta. Nel senso che io lì ho rappresentato, a differenza di quanto il ministro Brunetta dice, non un'intera categoria sociale che è molto complessa e stratificata, che è quella appunto della precarietà, del mondo dei precari, che dentro la quale giocano tantissime variabili, che sono le variabili di genere, di competenze, di distribuzione territoriale, giocano il background socio-familiare, no? Dei precari, ma giocano anche, come dire, la differenziazione e la stratificazione delle domande, la capacità di agire, comportamenti soggettivi differenti da parte dei precari. Non pretendo quindi assolutamente di rappresentare un'intera categoria. Quello che però è successo ha una potenza incredibile, è successo grazie alle reti connettive orizzontali di cui parlavamo prima, di internet, ma è successo anche nella materialità dei processi, è successo nelle piazze, perché quello che io ho rappresentato in realtà è il simbolo della presa di parola di soggetti altrimenti invisibili in questa società, e quindi questo credo che sia la potenza lei più grande. Lei che parla da plurilaureata un po' difficile per la televisione generalista, ma non gliene faccio una colpa perché, come dire, l'importante è approfondire e ragionare. Mi porta a farle una domanda complessa. Lei è arabista, se non sbaglio, quindi sì, avrà seguito quello che è successo sulla sponda sud del Mediterraneo. Questo, sono anche stata lì, non l'ho solo seguita. Questo, come dire, emergere di un vento di rivolta da più parti contemporaneamente, in luoghi diversissimi tra loro, il Nord Africa, il Medio Oriente, la Siria, e vi prometto che settimana prossima ci torneremo perché mi sento veramente in colpa di come stiamo ignorando un evento storico di queste dimensioni. E gli indignados in Spagna, e la Grecia, abbiamo gli amici greci qui con noi stasera, e siamo a chiederci, anche con l'aiuto dei giornalisti economici, se dovremo fare dei sacrifici per evitare il fallimento della Grecia come un problema che riguarda anche noi. Ecco, tutto questo che relazione ha con la vostra iniziativa, con il fatto che oggi siete più incisivi, contate di più? Sì, allora io ovviamente non sono per esportare o di importare le esperienze che hanno assolutamente una loro specificità. Noi ovviamente non siamo la Spagna, non siamo assolutamente la Grecia e non siamo assolutamente neanche il Nord Africa e il Medio Oriente, però quello che in realtà emerge fortissimamente è che ci sta una nuova soggettività che cerca di prendere la parola e pretende di riacquisire non solamente una dignità materiale della vita, quindi i diritti del lavoro, le tutele sul posto di lavoro, la democrazia sul posto di lavoro, ma anche la continuità del reddito e anche una dimensione simbolica della vita, quindi la dignità della vita. Pretende di contare sulle scelte del proprio paese, pretende di poter governare alcuni processi anche dal basso. Cioè, quello che io ci tengo a dire è che queste piazze dell'indignazione,
che anche in Italia si stanno esprimendo imbronalmente, in maniera diversa, ma continueranno anche ad esprimersi anche nei prossimi giorni. Sono delle piazze che in realtà parlano non solamente della rabbia e dell'indignazione, quindi della presa di parola di soggetti altrimenti invisibili che la classe politica non riesce più a ascoltare, ma parlano anche di una ricostruzione di legami sociali, di una costruzione di progettualità dal basso, per esempio reinventarsi un servizio, non solamente pretendere un servizio aperto a tutti i cittadini. Quindi credo che questo sia assolutamente in relazione molto forte anche con i laboratori di Milano, di Napoli, ma anche con quelli già esistenti della Roma, Nord Alemano. Beh, intanto può cambiare lo stile del linguaggio e dei comportamenti politici. Assolutamente, ma anche delle consultazioni referendarie, non lo dimentichiamo. Il primo annuncio a Palazzo Marino questa sera nel Consiglio Comunale è stata l'abolizione delle auto blu. Esatto. Ad esempio, non so a Genova, non le abbiamo più da molto tempo. Vediamo se questo può essere già qualcosa. Non ce l'ha più nessuno. Non ce l'ha più nessuno, ma invece in Italia è piena. Sì. Cioè, perché le cambiano colore in realtà? No, vediamo, no, dice che sono alcune utilitarie, servizio sobrio intercambiabile a Milano. Comunque sarà giusto che l'opposizione controlli. Vigili. E verifichi in proposito. Ma a questo proposito, in questo clima, è verosimile, se non sbaglio è il tuo giornale che ieri ha fatto un titolo su Pontida dicendo a Pontida Tremonti rischia il posto. Sì. No? Non so se confermi che rischi al posto, ma no, perché io mi chiedo... Era il titolo della vigilia. Sì. Direi che Tremonti ha salvato il posto, perché una delle opzioni è che l'affondo sulla politica economica e sulla richiesta di un'immediata riforma fiscale fosse così come dire, forte e ultimativo da parte della Lega, che a un certo punto bisognasse scegliere o il governo o Tremonti. Così non è stato, e per cui credo che... Come dire, non mi sento di dire oggi che Tremonti rischia il posto, perché lo rischia molto meno di quanto lo rischiava Sandro. Sei d'accordo anche tu, cioè, che non è verosimile oggi una riforma fiscale da realizzarsi nel giro di 2 mesi, perché questo dice il volantino della Lega, anzi ancora di meno, no, entro l'estate del 2011, diamogliene 3, approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della proposta di legge di riforma fiscale e sua approvazione definitiva in Parlamento entro la fine dell'anno. Questa, no, io credo dice, sia possibile. Sì, perché... ma se devi fare una manovra da 40 miliardi, se c'è la Grecia dietro l'angolo, puoi abbassare le aliquote IRPEF? No, ma attenzione, bisogna intendersi. E qui poi ci sono dei colleghi molto più esperti di me, riforma fiscale non significa l'abbassamento delle tasse dal 1 luglio, dal 1 settembre, significa cambiare una serie di regole e cambiare una serie di standard, e magari legare questi cambiamenti a delle, come dire, alla possibilità di farlo, oppure semplicemente fare delle modifiche che siano parte di una manovra, perché non è detto che la manovra deve essere innanzitutto di tagli. Di solito parli ovviamente chiarissimo, qua sei stato un po' confuso. No, forse non confuso. Si tratta di dire che si può tratta di dire tasse, che via. Se tu fai la riforma della giustizia, non è che il giorno dopo cambiano i processi. No. Inizia un percorso che deve portare a cambiare la giustizia. Carabini, allora questo paese ha bisogno di cambiare il fisco. Non è detto che questo debba venire dal primo luglio, però al primo luglio si decida come cambiarlo e in che tempi cambiarlo. Dal primo luglio Tremonti dice che invece vuole presentare la manovra che l'Europa ci chiede, no? No, però no. Allora, separiamo i due argomenti, anche se poi si tengono ovviamente. Discorso fisco, se il governo presenta un disegno di legge delega in cui si pongono le basi per una riforma del fisco che avverrà fra un anno, 2 anni, magari dopo il 2013, allora è stato solo un modo per dire sì, siamo capaci anche noi di fare la riforma, però non ci sono i soldi, quindi lasciamo che vada per conto suo, perché i soldi non ci sono, o almeno... Siccome dobbiamo trovare 40 miliardi entro il 2014 e 40 miliardi, vi assicuro che con la situazione di finanza pubblica che abbiamo non sono per niente uno scherzo, cioè lì bisognerà
entrare nella carne viva, cioè siamo a rischio di compromettere i diritti acquisiti, cioè di tagliare le pensioni esistenti. Adesso non voglio fare il terrorismo, ma però non vedo altra strada per trovare tutti quei soldi, se tutti quei soldi troveremo. Quindi parlare di trovare altri 20 miliardi per ridurre le aliquote è una presa in giro che serve alla maggioranza per portare avanti per altri 2 anni questo governo. Mucchetti? Ma sono abbastanza d'accordo su questa analisi. Credo che il popolo di Pontida abbia reclamato di vedere finalmente quello che da 94 l'alleanza fra Berlusconi e la Lega ha promesso all'Italia e non ha mai consegnato, cioè la riforma delle tasse per la gente normale che fa fatica a arrivare alla fine del mese significa riduzione delle tasse. Anch'io credo la riforma la gente la capisce così. Poi dopo ci si arriva aggiustando i meccanismi, facendo un sacco di magheggi, ma se non c'è la riduzione è una riforma che alla gente interessa poco. Allora qui il problema è la responsabilità dei governi. Ci sono dei governi che promettono quello che sanno di non poter mantenere, ci sono dei governi che non fanno queste promesse e naturalmente non è che risultano simpatici, visto la gente vive anche di sogni. Il problema è che i sogni un bel giorno devono diventare realtà, altrimenti diventano incubi. Temo che la fase dell'incubo sia già cominciata. Ecco, spiegamela un po', perché è lo spartiacque della vita o della morte di questo governo. Abbiamo sentito nei giorni scorsi Maroni ripetere bisogna avere coraggio, certo. coraggio. Ma Maroni è un grande ministro dell'interno, ma non è un buon ministro dell'economia. Allora, quando diceva coraggio, io mi chiedevo se il coraggio consistesse nel avere il coraggio di sfidare l'Unione Europea e di aumentare il nostro deficit di bilancio pur di fare la riforma fiscale. Beh, questa sarebbe follia, non coraggio. Ma follia pericolosa. Ti rendi e poi significa distruggere il risparmio degli italiani. Cioè, è una roba da matti, una roba da... No, non succede, l'ha detto così. Ma non è mica vero, no? Non è mica siamo possibile. Siamo a un punto tale in cui il presidente della Sonime, Luigi Abete, che rappresenta la Sonime, è l'associazione che riunisce le grandi imprese quotate, industriali, di servizi, bancarie, assicurative, tutte, ha detto che ci vuole la patrimoniale. Uno dei capi degli imprenditori che dice che ci vuole la patrimoniale, perché no, altrimenti non se ne esce. Non è più sola Susanna Camusso. Meno male. Allora, il problema è che noi abbiamo accanto un paese nel quale il primo ministro Papandreou deve riuscire, ha fatto un rimpasto, deve riuscire a garantire all'Europa che nei prossimi 5 anni taglierà ancora 28 miliardi e rotti, dico bene, dicevi tu di entrare nella carne viva, perché altrimenti non gli danno i prestiti di cui ha bisogno per evitare. Esatto. Lei si chiama? Mi chiamo Velisiotis, sono il presidente della Comunità Ellenica di Milano, Centro Ellenico di Cultura. Ma tutto questo è una piccola storia, si parla troppo per una piccola storia, come piccola anche la storia di Portogallo e di Irlanda. Come piccola? Sono piccolissime. E perché? Perché quando cominceranno le storie di Italia, di Francia, di Germania, in quel momento cominceranno le grossi problemi. Abbia pazienza, rischiano di cominciare queste storie. Nel Spiegel c'è morto il Marco. L'euro e c'è una bandiera greca sotto. Non doveva essere la bandiera greca, doveva essere la bandiera tedesca, perché la persona che ha distrutto, per iniziare, l'euro è stato la miopia della signora si fermi un attimo, perché dobbiamo ragionare di un punto che riguarda delicatissimo anche noi italiani. Ci sono delle banche, per fortuna non principalmente italiane, ma sono francesi, belghe e tedesche, che vantano enormi crediti con la Grecia. Esatto. E siamo al punto, Mucchetti e Carabini, se dico corbellerie, correggetemi, che si tratta un po' di decidere chi fallisce qui, tra
queste grandi banche private o la Grecia, e quanti sacrifici possono ancora sopportare i cittadini greci che sono in rivolta sostanzialmente. Sono in rivolta perché però non possono soldi più vi sono stati prestati. Prestati, non regalati. Lei sa quanti soldi ci deve la Germania ancora dalla Seconda Guerra Mondiale? È un po' dura. Poteva coprire tutto il debito greco e non ce l'ha pagato. C'è una causa qui in Italia vinta e c'è il governo greco che può prendere a Firenze dei palazzi che appartengono in Germania per pagare della gente che non sono abbia state pazienza pagate. 15 punti di PIL sono stati falsificati nei bilanci greci nel corso degli ultimi anni. 15 punti di PIL il precedente governo ha manipolato e nascosto. C'erano i conti falsi. Può darsi che qualche banchiere vi abbia incoraggiato a falsificare i conti, sì. C'è chi dice che ci sia sono così. Sono i banchieri americani che hanno aiutato di falsificare i conti. Se oggi in tutta l'Europa corriamo questo rischio dell'euro, dobbiamo pensare chi morirà, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda o l'euro e la comunità europea. Io credo che c'è una guerra contro la comunità europea, e se i governi non vedano un po' più lontano del loro naso e non sono malati di miopia, la prima cosa che devono fare è garantire tutti questi crediti, e l'Europa può garantire. La Grecia non ha bisogno dei soldi, ha bisogno di una garanzia. Come non ha bisogno dei soldi? La Grecia ha bisogno entro luglio, la Grecia si dice che abbia bisogno ancora di 120 miliardi di aiuti, e la prossima tranche, la cosiddetta quinta tranche di aiuti che deve dargli l'Europa sono 12 miliardi, quasi come insomma una manovra finanziaria italiana, anche di una certa consistenza. Onetto, guarda che ci stiamo avvicinando a Pontida, perché questo è l'ambiente nel quale, lo dico anche alla Russo Spena, quanto i poveri in rivolta, quanto i precari, quanto i dipendenti svantaggiati possono permettersi di ignorare, di prescindere il debito, considerarlo un problema che riguarda solo i banchieri, quanto i leghisti possono dire abbassiamo le tasse, che tanto chi se ne importa di quello che ci succede intorno. E questo sta succedendo qua vicino. Nicola Barcas, sono presidente della Federazione delle Comunità Elleniche in Italia. Allora, cerchiamo di capire. Non c'è dubbio che è stato falsificato per anni il bilancio, questo ne assumiamo la responsabilità, perché è una cosa che è emersa, quindi è inutile negarlo. Non c'è dubbio che sono mancate le riforme strutturali che avrebbero potuto dare un respiro diverso a questo Paese. Non c'è dubbio che c'è stata l'evasione fiscale, così come non c'è dubbio che c'è stata la corruzione. Però il mio amico ha anche ragione per quanto riguarda la Germania con i debiti di guerra, una cosa che non è stata sufficientemente presentata in Italia e nel mondo. Ad ogni modo il problema è che noi abbiamo delle necessità, ma abbiamo anche una dignità, e questa dignità del popolo greco deve essere rispettata. Non possiamo sentire di tutto e di più tutti i giorni, perché tutto sommato la responsabilità è nostra, ma non solo nostra. Qualcuno comunque ha creato, ha creato anche la corruzione, ha portato alla corruzione. Ricordiamoci determinate forniture di armamenti che provenivano dalla Germania e dalla Francia e non solo, che sono state portate in Grecia sotto chiari sintomi, anzi ci sono i fatti, ci sono dei processi in atto in Grecia nel Parlamento per forniture del genere. Quindi l'Europa avrebbe potuto vigilare. È vero che noi non abbiamo falsificato, è stato falsificato il bilancio dal precedente governo e comunque dal ministro dell'epoca dell'economia, ma altrettanto è vero che l'Europa, che avrebbe dovuto vigilare, non ha vigilato. L'Europa, che avrebbe dovuto aiutare già all'epoca, non ha aiutato. E quindi Merkel e la Germania, che ha creato questo ritardo
inaccettabile all'epoca, ha fatto in modo che la speculazione portasse gli sprint a... Sentiamo Mucchetti cosa ha da dirle, sì. Ma io credo che il riferimento alla Germania sia abbastanza giusto, anche se perché la Germania ha fatto perdere 6 mesi cruciali che hanno aggravato moltissimo il problema greco, causa alimentando la speculazione. Quindi questo è un giusto appunto. Onestamente, sui danni di guerra non saprei dire. Certamente le banche francesi non hanno le, diciamo, non sono la stessa situazione, belga, certo, no? Quindi... Ecco, mi pare di dire che però la Grecia è un po' come la Parmalat, cioè c'è stato un Tanzi, che era il regime greco, che ha taroccato i conti. Dopodiché ci sono state le banche internazionali che non gli è parso vero di avere un cliente da poter spremere. Adesso semplifico così. Com'è che è uscita la Parmalat dai guai? Si è messa in amministrazione controllata, cioè ha accettato una diminuzione della propria sovranità. Io lo dico non diciamo con alterigia, perché anche l'Italia è un paese che negli anni 90 ha accettato di fare delle cose, no, che magari non avrebbe fatto diversamente. Però ti devi mettere in regola, e allora qui io credo che agli amici greci, come è capitato un po' anche a noi, vada ricordato un passaggio, e cioè la necessità che il paese si unisca. Oggi la Grecia è attraversata da grandi conflitti sociali comprensibili, però c'ha un sistema politico che è spacchettato a metà ed è in una situazione un po' paradossale, perché abbiamo i socialisti, che dovrebbero essere quelli il partito della spesa, che firma gli accordi per il rigore, e i conservatori, che dovrebbero essere quelli che in Italia si chiamava una volta la politica della lesina, che invece sostengono la piazza sociale, che è in rivolta naturalmente. Ci sarebbe un bisogno di uno scatto, io non so come potete farlo, perché è un problema complicato, però che il mondo politico greco si unisca per presentare al mondo la possibilità di fare degli accordi sostenibili. Il problema, Mucchetti, adesso mi devo fermare per la pubblicità e voglio andare a Pontida, ma il problema è che un'agenzia di rating ha già avvertito l'Italia, state attenti, Moody's, nei giorni scorsi, state attenti perché l'effetto domino può raggiungervi. Appunto, molto, cioè, rapidamente. L'Italia, sì, ha un problema di credibilità della propria classe di governo. In questo momento l'Italia ha un governo che non è credibile sui mercati internazionali. Ha ancora un ministro dell'economia che conserva una reputazione, ma il complesso del governo, a partire dal proprio premier, costituisce un problema per l'Italia. Mi rendo conto che l'esito di elezioni amministrative non implica nessuna conseguenza giuridica rispetto al governo. Le aste non dicono questo. Non credo che le aste vadano bene. Io solo penso che per un paese responsabile non aspetta solo che le aste saltino, perché quando saltano siamo con la Grecia. No, bisognerebbe e il differenziale con i Bund tedeschi lo è salito al 2%, sì, sì, ecco, che comincia a essere parecchio. Io comincerei a preoccuparmi adesso, quando sono 200 punti di differenza, che prima c'è stato un momento che erano 50-60, adesso non ricordo, mi correggerete se il dato, sì, prima, ma la tendenza comunque è quella, oltre 200, e sì, non aspettiamo che diventino 400-500, perché poi la faraona è cotta dopo. La faraona è cotta. Andiamo in pubblicità, ma andiamoci con Paola Mordiglia e andiamoci con il racconto di fronte appunto a questo scenario, che è lo scenario che ci riguarda, da trattare con cautela. Oggi il presidente dell'Eurogruppo Juncker ha detto che l'Italia non è a rischio immediato, no? Quindi non facciamo dello sciocco allarmismo, ma sappiamo che se non si risolvesse felicemente la situazione greca, siamo tra i candidati, diciamo così, a vivere una sofferenza sociale analoga. Si può in questa situazione avanzare questa serie di richieste che vengono da Pontida? Vediamole e poi andiamo in pubblicità. Col cuore, tutti insieme, salutiamo il nostro condottiero, Umberto! Umberto! Che ne pensate di Bossi, ci fa? Lui c'è sempre comunque.
C'è bisogno di un successore o no? Adesso teniamoci lui ben stretto finché c'è. Bossi è sempre il capo della Lega? Nessuno l'ha mai messo in discussione. Elghe? Le l'unico. No, Bossi non è in stanco, Bossi è in gamba, è un guerriero, è forte, però ci vuole dei cambiamenti. Caro Berlusconi, la tua premiership è in discussione dalle prossime elezioni se non vengono approvate una serie di cose. Sveglio Padania! O riforme o secessione! Ce la fa Bossi? Ma perché non dovrebbe farcela? Facciamo qua tutti per farcela, arca miseria. Allora andrebbe a monte il paese, eh? Ma la Lega con il suo 7% non è che può andare molto lontano da sola, no? La Lega fa quello che può. Ma non ci sono troppi proclami e pochi fatti? Chiediamo Umberto Bossi. Quindi la Lega non pensa solo col cervello del leader? La Lega è Umberto Bossi. E tutti i militanti, la base che borbotta? La base non borbotta, la base aspetta e si abbevera dalle parole di Umberto Bossi. La mia idea è una, secessione è l'unica soluzione. È la mia frase che io ho nel cuore, purtroppo non si può fare. Dobbiamo anche noi vivere dentro in un pantano, perché lì è un pantano, sappiamoci che ha. Ma il gioco forza, nel senso, senza Berlusconi dove va la Lega? Ma di sicuro non con la sinistra, per l'amor di Dio, è da soli. La base borbotta, invece i dirigenti no. Sentirete gli applausi. Secondo me Berlusconi negli ultimi tempi sta pensando un po' ai fatti suoi, quindi secondo me ha segnato il suo destino, quindi è ora che vada a casa e si dimetta. Maroni presidente del Consiglio? Meglio di Berlusconi, comunque meglio. Perché meglio di Berlusconi? C'è un po' di insofferenza con questo alleato? Con questo alleato, prima di tutto, ci fa perdere un sacco di voti, perché noi se dovessimo uscire dall'alleanza con Berlusconi, dal 10% che siamo attualmente andremo subito, io dico, minimo al 15%. Il nostro amico Berlusconi pensa solo alle sue cazzate, cioè la riforma della giustizia, il suo bunga bunga e le sue balle varie, che non vanno bene per noi. Noi abbiamo bisogno che Bossi lo tenga in pista, lo tenga curato e gli dia delle frustate quando non va. Berlusconi, diciamo, la premersi di Berlusconi, può darsi che la Lega dica stop. L'ha detto prima Lumberto cosa bisogna fare di Berlusconi, no? Vediamo, adesso partono delle date, vediamo. Secondo me si va alle elezioni e primavera di un altro anno. Se ci si stacca da Silvio vorrà dire che andremo da soli. Bossi sì che è stanco e fisicamente non è proprio perfetto, ma non lo siamo nessuno. Il Bossi ormai anche lui, come dico, è arrivato un po' a pensare di cedere il passo. È stanco? Lo vedo un po' stanco, non lo vedo più combattivo, non è il bel boss di una volta. L'ho tenuta in fondo la Lega, ho netto, per un mio senso di gerarchia delle notizie. Sentivo prima Sallusti diceva dai parliamo di quella che ci divertiamo di più perché c'è un giallo, però... Forse ogni tanto è anche sano ricordarsi che stiamo parlando del 10% dell'elettorato, ecco, no? C'è il restante 90%, non è il problema centrale dell'Italia, cosa farà o cosa non farà. Però tiene in piedi la maggioranza. Tiene in piedi la maggioranza. Non è poco. Dice la Padania di domani mattina, prendere o lasciare, come dire, drammatizza ancora rispetto al... dibattito di verifica parlamentare che comincia al Senato per l'appunto domani. Ma la Lega, lo chiedo al suo dissidente, ma come dire, leale accompagnatore da una vita, può permettersi di uscire dal governo nazionale? Cosa succederebbe in Veneto, in Piemonte? Allora, prima ho eluso una domanda seria con una battuta, adesso... permettetemi di fare un ragionamento serio su una cosa che in generale i media trattano come una mezza burletta, cioè anche voi questa sera ci avete un po' giocato su questa cosa di questi leghisti con le corna e le barbe verdi, no? In realtà è vero che è solo il 10%, però è anche vero che nelle regioni più ricche, più progredite d'Italia prende dal 25 al 30%, quindi
non sottovaluterei troppo questa cosa. Che cosa è venuto fuori ieri da Pontida? Innanzitutto, Bossi è lì in mezzo ad una serie di pressioni. Vogliamo vederne qualcuna? Ha un accordo di ferro per inde ac cadaver, come si diceva una volta, con Berlusconi. Non lo può lasciare. La base chiede cose. In 20 anni la Lega non ha portato a casa un accidente di niente, di palpabile. Io faccio sempre il paragone con la Catalogna. Cos'era l'autonomia catalana 20 anni fa e cos'è oggi? La Lega, niente. Lo si è visto anche ieri. Bossi è stato interrotto dal grido secessione, secessione. Non era mai successo nella storia. Poi magari torniamo su queste cose. 3. C'è una pressione esterna enorme. Qualche cosa abbiamo visto stasera, l'economia di questo paese, l'immigrazione, la Grecia, l'euro, la corruzione a tutti i livelli. Quindi, teoricamente, una situazione ideale per la Lega Libera, per poter sparare tutte le sue... C'era un signore che diceva se lasciassimo Berlusconi aumenteremmo subito i voti. Questo è quasi sicuro. La quarta cosa, però, la quarta pressione che deve subire Bossi è interna. C'è un gruppo di potere che lo usa e che cerca di mantenere le cose così come stanno. Perché adesso qui io devo dire una cosa estremamente sgradevole, cercherò di dirla con le parole più affettuose che posso. Io sono un dissidente storico, ma io ho il massimo rispetto per quest'uomo, per quel che è stato nel passato e per quel che ha fatto. Questo è un uomo malato, è un uomo di 70 anni che non è più lui. Un po' il re è nudo, bisogna dirla questa cosa. Cioè non si può pretendere che Bossi sia il Bossi del 94. Questo Bossi che viene portato in giro come l'icona, lo dico con grande rispetto, della Madonna pellegrina nelle piazze per far vedere che c'è, per tenere assieme il movimento. Bossi lo si è visto, non ce l'ha fatta arrivare alla fine del discorso. Voglio dire, è un uomo di 70 anni, molto malato, con una forza e un coraggio, una forza d'animo, una determinazione che credo di nessuno di noi avrebbe, perché in quelle condizioni tutti noi saremmo a Sanremo, sul lungomare, a prendere il sole. È lui chiaro. Invece resiste. Allora, però, che cosa è successo? Ti chiedo solo un dettaglio a questo proposito. Quello striscione Maroni, presidente del Consiglio, a caratteri comitali lunghissimo, può essere un'iniziativa spontanea di 3 militanti a sorpresa oppure è qualcosa di calcolato? Ci arrivo. Allora, una volta c'erano i kremlinologi che studiavano i rapporti interni al Politburo sulla base della posizione dei gerarchi sul mausoleo. Ma fossero stati 3 buon temponi non gliel'avrebbero fatto esporre così. No, infatti. Eccolo lì, guarda che roba. Volevo arrivare a 2 cose che sono successe importanti ieri. Una, che la gente gli ha chiesto delle cose. La gente non è andata lì per sentire, ma per farsi sentire a un certo punto. La seconda cosa è che Bossi, per la prima volta nella storia, ha, non dico designato un successore, ma ha detto che si comincia a pensare a farlo. Ma ha parlato a suocera perché Nuore intendesse, secondo me, e lo ha fatto capire anche a Berlusconi, quasi un come dire, siamo 2 vecchietti, se andiamo avanti così non andiamo più da nessuna parte. Maroni conterà più nella Lega di quanto Alfano non conti nel PDL. Ciascuno si gestisca il mausoleo di Lenin come meglio crede, io questo non lo so. Ma Maroni mausoleo no. No, cioè, io credo che Maroni abbia tutti i titoli per fare il premio, è uno dei migliori ministri. Non credo che la Lega abbia al momento la forza di imporre un suo premio. Ma che Maroni abbia i titoli di fare il premier mi sembra. Vabbè, ma non è questo come Craxi, vogliamo dire, perché io insisto nel paragone di prima, ma l'unico precedente che io ricordo di esponente di un partito minoritario, perché la Lega è un partito minoritario, che ha fatto il primo ministro Spadolini per un breve periodo. Non è un partito nazionalista, stiamo andando indietro. Non è questo il punto, anche perché io sono convinto che Maroni non abbia nessuna intenzione di fare il primo ministro. Ma certo che no. E la Lega non ha nessuna voglia di andarsi a infilare in una rogna di questo dire tipo. Dire primo ministro è come dire capo della Lega, oppure primo ministro della Padania, eventualmente. Rispondo alla tua domanda.
non so se sia stata pensata l'idea dello striscione, ma in altri tempi, se lui non fosse stato d'accordo, sarebbe sparito dopo 3 secondi. Esatto. Invece quello è rimasto fino alla fine. Non solo, ma Marone è stato l'unico che è salito sul palco a parlare. E ha parlato da erede designato, tutto sommato. Non ha parlato da ministro degli interni, ha parlato da vice capo, se non capo, della Lega. E lì è successa una cosa che voglio sottolineare, che qui viene fuori il cremlinologo. L'hanno fatto ritornare dopo sul palco, circondato dagli altri, cioè da quelli che invece non vogliono che questo succeda, ma vogliono... Il cosiddetto cerchio magico, e poi immaginifica la cosa, ma è vero, c'erano tutti. Allora, quelli del cerchio magico ce l'hanno in particolare col segretario della Lega Lombarda, Giorgetti. Perché? Ma ce l'hanno con Giorgetti perché attraverso Giorgetti vogliono colpire Maroni fondamentalmente, perché Giorgetti e Maroni appartengono, non sono correnti, ma non sono dei loro, diciamo così. Ecco. Cioè non sono quelli che vogliono a tutti i costi tenere imbalsamato il potere interno della Lega così com'è. Quindi io credo che ieri questi signori si siano molto preoccupati. Io ho visto delle scenette anche abbastanza... mi sono fatto prendere, c'è una bellissima, un filmato che è sul sito della Repubblica che consiglio di andare a rivedere, perché si vedevano delle facce, delle smorfie di dolore davanti al grido secessione e davanti alla presenza di Maroni, che sono estremamente indicative. Qualche cosa è successo, però qualcosa sta succedendo, perché scusa, oggi... Scusa, però tu ti sei talmente innamorato del ruolo di cremlinologo, di studioso... Che non ci hai detto la cosa che forse preme di più ai telespettatori, ma questi leghisti sono, diciamo, all'epilogo del loro rapporto con Berlusconi, oppure questo legame è indissolubile? Per quello chiedevo, allora, lasciare il governo di Roma poi vuol dire mettere in crisi la giunta del Veneto, del Piemonte, diverse città, la Lombardia? Ma quello è quasi secondario. Il punto è che una cosa, il popolo leghista non ha mai amato Berlusconi, questo lo sappiamo dai tempi dei tempi. Le ultime vicende non hanno fatto che crescere questo disamore. C'è una parte della Lega, Maroni per capirci e altri, che hanno capito che non si può più continuare in questo rapporto di... affondiamo assieme, ci vogliamo tanto bene, moriamo assieme, non è molto bello. Bossi non può, lui personalmente non si può staccare da Berlusconi. Come venire fuori da questa cosa è il vero problema che deve risolvere la dirigenza leghista. Non può perché c'è un patto firmato dal notaio. C'è un patto firmato dal notaio, cioè, questa cosa è venuta fuori su alcuni libri e nessuno non solo l'ha smentita ma neanche ha mai querelato chi l'ha scritta questa cosa. Allora, sento far sì dietro il nostro Oneto da per le quali ci sono delle persone per le quali i patti vanno rispettati anche se non sono non necessariamente firmati dal notaio, cioè se due persone si impegnano a fare delle cose, magari in Italia c'è ancora gente che tiene fede alla promessa, non necessariamente ci deve essere dietro qualcosa di losco. Per fortuna stasera ha lungamente parlato un leghista prima dell'infedele sulla 7, Tosi a 8:30. Lo dico perché chi doveva qui rappresentare la Lega ha avuto un impedimento comunicatoci soltanto verso le 8 di stasera e quindi abbiamo soltanto gli esegeti, ma non abbiamo il leghista doc. Abbiamo un ex leghista nel senso di espulso. Beh, sì. E mi dispiace perché è stato espulso Davide Lovat, sì, di Vicenza poco dopo che è venuto a parlarci all'infedele. È il destino di quelli della Lega che pensano con la loro testa e non dicono Bossi, 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 Bossi. Un partito che voglia assumersi la responsabilità, un partito che voglia assumersi la responsabilità di guidare un paese, non può, e si ricorda che ne avevamo parlato qui in trasmissione l'altra volta, affidarsi al leader carismatico per sempre, perché c'era il dottor Campi, si ricorda, il carisma non è trasmissibile e nel momento in cui io vado a perpetuare una struttura gerarchica in maniera che tutto un movimento sia legato a un uomo solo al comando, quando questo uomo per diversi motivi viene meno, inevitabilmente succede come nella ex Jugoslavia, viene meno Tito e le visioni diverse esplodono.
o si vuole fare la grande Lombardia come la grande Serbia, oppure cominciano le lotte intestine. C'è chi vuole far cadere il governo Berlusconi subito, chi invece vuole mantenerlo in piedi. Io so dei miei amici che sono stati a Pontida ieri, che mi hanno detto che erano tutti lì, ma erano tutti leghisti in modo diverso. C'erano almeno c'era una posizione di chi diceva: io sono autonomista, io secessionista, io sono per Maroni, io per Calderoli, io sono per Bossi, io voglio stare in maggioranza, io voglio andare all'opposizione e io voglio, come la maggior parte di quelle persone che sono brave persone, voglio tornare al leghismo delle origini, che non è né da una parte né dall'altra, ma voglio ottenere le cose. Quella per la è gente l'illusione di, quando, di tutti noi che abbiamo i capelli bianchi, che ci piaceva moltissimo. Di chi perde. Quella gente è gente che è scesa in politica quando si è messa a simpatizzare per un movimento nuovo come la Lega, quando è esploso il fenomeno di Tangentopoli. Allora potremmo fare una sintesi, visto che stasera possiamo parlare un pochino di questa cosa, una sintesi della puntata. Abbiamo visto tutto quello squallore del sottobosco della politica. La P4, che a Roma ovviamente è a livelli iperuranici, ma c'è in tutte le piccole città. Ormai i leghisti sono disincantati, hanno capito che anche la nostra classe politica ha messo le mani nella marmellata. Proprio noi che dovevamo essere i migliori, quelli nuovi, abbiamo cominciato a fare le stesse cose con i trafficoni, i piccoli mediatori. Io questo lo ho detto al ladro, e hanno buttato fuori chi ha detto al ladro, non sono andati a fondo del problema. Grazie Lovat. E qui, come vuol dire? No, dicevo, mi è piaciuto questo discorso, dicevo, però c'è una bella differenza tra, stiamo ragionando, di Bossi che forse passa la mano, che si pone forse questo problema di essere ormai un po' anziano, e che invita Berlusconi in qualche modo a fare la stessa cosa, passare mani con qualcuno che viene già indicato. E dall'altra parte però abbiamo parlato di primarie, di coinvolgimento di popolo. No, non sembrano due taglie così diverse tra di loro. Diciamo che sono... Vuole rispondere Leonetto, poi... Sì e no, nel senso che, attenzione, tutti sono abituati a vedere la Lega e a interpretare la Lega come una sorta di oggetto marziano, che una mattina è comparso sulla scena nazionale, no, non si capisce perché. Anzi. Allora, le motivazioni che hanno fatto nascere e crescere la Lega ci sono tutte, anzi sono cresciute, sono peggiorate, voglio dire, una volta c'era Tangentopoli, adesso ci sono queste cose, la situazione economica è peggiorata, eccetera, eccetera, eccetera. Dietro a tutto questo c'è evidentemente una forte carica, vogliamo chiamarla ideale per dire una cosa forte, o semplicemente un impulso a cambiare radicalmente le cose, che si è incarnato in Bossi, incidentalmente. Bossi venisse meno... ci sarebbe forse, io la vedo come una figura che gestisce il trapasso, non come una figura che lo sostituisce, perché in quel modo è totalmente insostituibile, ma è innegabile che alla fine si dovrà arrivare ad una definizione, a una ridefinizione in altri termini del movimento, quindi scusa, inevitabilmente in termini democratici. Ma la cosa che ha detto Lovat prima, io vorrei girarla a Sallusti. Lui ha detto che, venuta appannandosi per ragioni di ciclo biologico, quantomeno, perché tutti invecchiamo, la figura carismatica, il movimento carismatico si spacca in tanti pezzi diversi. È qualcosa di simile a quello che rischia anche il PDL. Quando tu, scherzando con Giuliano Ferrara, gli hai detto attento a non commettere regicidio, pensavi probabilmente che senza Berlusconi, o con un Berlusconi troppo appannato, troppo deteriorato, poi il Micciché si fa il movimento del Sud, i romani del PDL fanno la mozione parlamentare contro i ministeri al Nord, mentre la Russa gli dice: ma dai, non esagerate, e questi partiti rischiano di spappolarsi. Sì, è esattamente così, cioè è un partito che nasce, cresce, si sviluppa attorno a una leadership. Nel momento in cui questa leadership, per qualsiasi motivo al mondo, viene meno, io credo difficile pensare a un dopo Berlusconi, a un dopo Bossi, come si può pensare a un dopo Bersani. Ma questa diversità io non la vedo come una cosa negativa, la vedo come una cosa rischiosa per il PDL e per la Lega, ma se fossero due cose uguali non ci sarebbe bisogno di andare a votare. E questa, la disuguaglianza non è soltanto nei contenuti, ma spesso i contenuti sono anche sostanza e modi.
Cioè, in fondo, voglio dire, dei grandi partiti conservatori, ma non solo, anche i democratici hanno espresso delle grandissime leadership, alla Berlusconi per intendersi, dalla Thatcher a Reagan, ma anche Kennedy, ma anche lo stesso Clinton per certi versi è stato una leadership personale di una famiglia, di una dinastia, adesso c'è la moglie. Sociologhese. Non è che la leadership è negativa in sé, bisogna vedere cosa fa il leader. Ecco. Però mi pare che la distanza tra quello che fa il leader e quello perché che... Perché la sinistra, è vero tutta questa bella democrazia, ma la sinistra ha cambiato quanti? 4-5 segretari in 2 anni? Ha fatto più fatica, ha sofferto parecchio, però adesso si sta togliendo delle soddisfazioni perché sono arrivati quelli nuovi, sembrerebbe che siano arrivati quelli nuovi. Ma non sono del PD, però non sono i segretari del PD. Spesso non sono del PD, è vero. Ci sono generazioni che aiutano altre. Oppure sono del PD a modo loro. C'è il problema di chi sono gli interlocutori che ti scegli. Mi ha colpito molto, e qua lo voglio dire alla Russo Spena, che il momento in cui si rivolgeva a Tremonti un po' minacciosamente ieri Bossi per dirgli: caro Giulio, se vuoi ancora i nostri voti devi modificare il patto di stabilità dei comuni, ma poi non devi toccare gli artigiani e i piccoli imprenditori del nord e i contadini, i precari. Parliamo di un comizio. Parliamo di un progetto di legge. Ecco, ma non sono mondi diversi quelli che si aspira a rappresentare, no? Sì. Ma se aspiri a rappresentare solo quel mondo lì, loro, per intenderci, e una massa di lavoro dipendente più o meno precario che in Italia ha perso un sacco, il ceto medio che si è impoverito, questi stanno andando a sinistra. Forse dove stanno andando adesso lo vedremo. Fino adesso si sono fidati più della Lega che della Camus, per intenderci, no, elettoralmente parlando. Un'analisi che non... Prego. Allora, io volevo rispondere su un punto rispetto a quella che è la precarizzazione del lavoro, che in realtà per quanto ci riguarda è anche precarizzazione della vita, che molto spesso questa cosa non viene sottolineata. E quindi continuo a dire che quando prima mi si è posta la domanda del c'è un paese che non cresce, io voglio riportare alcuni dati che sono contestualizzati anche rispetto alla giornata dell'innovazione in cui abbiamo cercato di incontrare Brunetta, alcuni dati che riguardano le spese in questo paese per la ricerca e per lo sviluppo, no? Che incide dell'1,23%. O comunque le spese per l'istruzione e per la formazione che incidono del 4,6%. Voglio ricordare anche che esistono 2 milioni di NEET in questo paese, che è un acronimo che va a significare i giovani che non sono né in percorsi di istruzione, né in percorsi di lavoro, né in percorsi professionalizzanti. In più ci sono il 6% di adulti, solamente il 6% di adulti, che sono impiegati in percorsi di formazione. Allora noi ci chiediamo quale sviluppo e quale innovazione ci può essere in un paese che in realtà non investe su un capitale umano, non valorizza un capitale umano e permette invece la fuga dei cervelli e la dispersione delle competenze e delle professionalità. Un'ultima cosa, uno slogan, dato che lei mi dice che io parlo difficile, provo a dirlo in maniera un po' più semplice. No, stavolta forse sei capito meglio. Forse se proviamo a redistribuire la pressione fiscale, forse questo può essere un primo punto. Se riusciamo a combattere l'evasione fiscale e anche le spese di guerra, e se riusciamo a ripensare anche, come dire, a un reddito di base che non sia una forma caritatevole che aiuti semplicemente il contrasto alla povertà, ma sia una forma di dignità della persona, credo che forse potremmo andare un pochino più avanti. Vengo incontro al tuo desiderio di sociologia. C'è una differenza fondamentale fra il Popolo della Libertà e la Lega. Il Popolo della Libertà sta assieme per degli interessi comuni. La Lega sta assieme per un progetto comune. Il giorno in cui progetto comune rispetto al quale Bossi fa quasi da pompiere oggi, quasi da freno. È il conservatore di questo mondo. Via Bossi può succedere, come sta succedendo in questi giorni, un disastro totale, però il progetto è troppo forte perché possa essere fermato. È andato in pensione Jordi Pujol, i catalani hanno preso Barcellona, i catalanisti hanno preso Barcellona. Allora, diciamo che Bossi ha fatto un po' in questo senso il suo tempo, una vecchia forma di autonomismo. Poi con questa ambiguità della Lega di lotta e di governo che ormai la gente non regge più. Scusa, siamo d'accordo tutti che in questo contesto è una discussione molto interessante quella che ci proponi e che lascia tra l'altro in evaso il tema di quanto possa durare questo governo zoppicante.
ma che la faccenda dei ministeri trasferiti a Monza è una commediola in tutto questo, no? Possiamo dire, ride noi, Limonta, ma... Io sono nato a Monza... io ho un problema su Monza, ecco, se sei nato a Monza, lo dico a quelli che non sono delle province di Milano o di Monza della Brianza, ma avete presente la Valassina? Avete presente il traffico, il casino? Che cos'è la villa di Monza? Cos'è la villa di Monza? Certo. A Milano non li hanno messi i ministeri per punirvi perché avete osato prendere Palazzo Marino. Non a Genova neanche il Ministero della Marina Mercantile vi danno. Niente. Niente proprio. Sì. Io no, posso dire che quando si parlava appunto di questa immagine di Bossi sul palco, come lei diceva, no? Un po' anziano che lancia quasi un messaggio a Berlusconi, io devo dire che da maestro elementare, pensando che Bossi e Berlusconi possano finire la loro avventura politica in Italia come due nonni quali sono, passeggiando o a Villa Certoso a Ponte di Legno e raccontandosi le storie dell'Italia che fu, e lasciare il campo libero a quelli che possono venire, io credo che questo potrebbe essere un buon finale per una storia che rischia, anche dal vostro punto di vista, di trascinarsi e di incancrenirsi senza nessuna possibilità d'uscita. Con un problema in più, che i nonni hanno fatto i figli e i nipoti. Questi, soprattutto Bossi, ma anche Berlusconi, attorno a sé hanno fatto il vuoto. Per cui è difficile che ci sia un gruppo di persone che riesca a seguire il loro percorso. Ci sarà inevitabilmente, ma diciamo che il travaglio sarà più complicato. Io più se lo fanno mi rendo disponibile a trovare nipotini, bambini e a scrivere storie per loro, perché secondo me è giusto. Deve solo cambiare un po' il colore dei suoi gadget. Perché? Perché, perché la ragione non va bene. No, così, sarei anche disponibile. Dovete abituarvi a queste sorprese. Lo stavo raccontando prima a Sallusti, poi ci siamo interrotti. Quando per la prima volta è venuto a trovarci Paolo Limonta all'Infedele, la sera della vittoria elettorale di Pisapia, al ballottaggio, c'era Albertini, l'ex sindaco di Milano, seduto là di fronte, che diceva: accidenti, ero convinto che fosse la guardia del corpo. E invece no, invece si cambia, E come? Carabini. No, un elemento rapidissimo. Oggi ci hanno portato i risultati... Con tutto il rispetto per le guardie del corpo, sia ben chiaro. Prego, i risultati di un sondaggio sull'elettorato leghista, quindi non necessariamente quello che era Pontida, magari c'è dentro anche qualche signore più tranquillo che non si mette gli elmi in testa. E la cosa che ci ha colpito di più è che il 60% di coloro che hanno risposto hanno detto che in questo momento la Lega non deve fare cadere il governo, che appunto, visti gli umori del Prato di ieri... L'argomento usato da Bossi ieri era molto esplicito, ha detto: quindi se oggi facessimo cadere il governo vincerebbe la sinistra, l'ha detto così, no? Spiegata così, che è una cosa facile da capire. Come? È una cosa facile da capire. Chi dice che andando all'opposizione emergerebbero tutte le contraddizioni della sinistra che finché fa opposizione, lo dico non perché io lo penso e lo condivida, so che c'è anche questa posizione, facciamo cadere il governo perché la sinistra finché fa opposizione si mette tutta contro, ma poi ha talmente tante anime al suo interno che farebbe come l'altra volta un paio d'anni, nel frattempo il centrodestra si riorganizza. Magari perché quelli che pensano così, ma queste sono opinioni che circolano. Pensano ai 40 miliardi di manovra che bisogna fare, signora, magari meglio dicono. È per completezza di informazione sulle anime che ci sono. Mucchetti, volevi dire? Ma io volevo constatare una cosa, che il modello dei partiti carismatici del centrodestra è arrivato al capolinea, chi più chi meno. Cominciamo a dire che per 18 anni ha funzionato la grande. Ma come tutti i regimi, voglio dire, durano anche tanto. Da quel punto di vista qui, insomma, dico i regimi senza commentazione, cicli politici. No, ma non è che io non faccio parte, non è che mi offendo. Allora, non è proprio un regime. A me pare che si stia riscoprendo un'Italia dove non esistono più gli uomini della provvidenza, i grandi leader che... Secondo me è l'inverso. Sequestrano il pensiero. Gli italiani stanno cercando un nuovo uomo da provvidenza perché ritengono
che quelli che ci sono siano un po' appannati. Stanno cercando un nuovo uomo forte, io non credo che stiano cercando un uomo debole. Speriamo una donna. Ma, io speriamo una donna, dicono alle spalle. No, penso che gli esiti che ci sono stati nelle elezioni amministrative abbiano premiato delle persone che erano abbastanza normali nel tratto, in come si sono poste con così l'eccezione con del l'eccezione sindaco forse di del Napoli, sindaco di Napoli comunque ma che somiglia alla figura che dice Sallusti effettivamente, ecco, però ma gli altri no. È in una situazione di un'Italia disperata, no? Per fortuna però, l'Italia anche a sinistra, non è Napoli. Anche a sinistra non è che vince Bersani, vince Vendola, vince De Magistris. Attento a non dire per fortuna vincono personalità sono forti. Stato molto rimproverato la posizioni per avere trasmesso una battuta infelice di un bergamasco sui napoletani. Io penso che i napoletani non sono contenti come Napoli adesso, no? Preferirebbero che fosse come Bergamo. Uno per volta e adesso a lei. L'ultima cosa per quanto riguarda Pontida, perché mi sembra che qua nessuno l'abbia sottolineato, invece io ci tengo molto lavorando anche in questo settore. Mi sembra che il piccolo contentino che è stato dato alla Lega da parte del governo, del nostro Presidente del Consiglio, sia un piccolo contentino che però passa drammaticamente sulla vita dei migranti. Perché non ci dimentichiamo che comunque è stato triplicato fatto il periodo di soggiorno possibile di soggiorno nei centri di identificazione fino a 18 mesi, quando conosciamo bene le direttive europee sui rimpatri, l'espulsione coatta, quindi la reintroduzione dell'espulsione coatta e l'espulsione anche per i comunitari non in regola per questioni di ordine pubblico. Diciamo che è un contentino che però sensibile. Drammaticamente passa un'altra volta sulla vita delle persone, siccome vorrei qua nessuno l'ha però ci ricordato. Un minimo di coerenza anche perché siccome sarebbe bello dare lavoro a tutti, ai lavoratori, ai giovani, ai precari, agli immigrati, ci sono delle ma siccome c'è un limite, sia in Italia, bisogna scegliere Europa. Se rendere il lavoro meno precario a lei o se dare nuovo lavoro a uno che arriva dalla Libia. Onetto, poi ho una domanda per due cose non sono possibili. È possibile. Vi prego. Con chi è possibile? Se voi vi ricordate, Bossi ha detto espressamente, ha fatto l'esempio dei 15 anni, cioè l'ha detto, voglio dire, Berlusconi gliel'ha detto. Certo, ecco, vorrei che e questo a lei che gli ha voluto molto bene e gli è stato vicino, voglio ricordare la citazione di Gianfranco Miglio che ha fatto qui Gustavo Zagrebelsky qualche settimana fa, dicendo che appunto le democrazie si stancano, hanno dei cicli che poi si chiudono e alla terza generazione. Ma speriamo che arrivi la terza, perché visto la seconda è terribile, ma Miglio però, possiamo citarlo, l'ultimo discorso da leghista di Miglio l'aveva finito con quasi testualmente così: non ci sarà più la Lega, non ci sarò più io, ma il federalismo, la libertà della Padania sono nella forza delle cose. Questa è la citazione che piace, vedo l'applauso di qualche leghista che c'è in sala, liberissimi di applaudire, ci mancherebbe. A Sallusti invece, alla fine io voglio chiedere questo, tirando le fila di una serata in cui abbiamo trattato molti temi, ma non hai la sensazione giornalistica, tu che l'hai vissuta, eri capocronista al Corriere allora, che siamo un po' tornati al 1992, cioè a un momento di crollo di un sistema di potere, un momento di transizione forte, quando vedi quegli intoccabili messi in piazza, come abbiamo fatto anche noi per televisione tranquillamente, e ti assicuro che quando avanzavamo qualche critica a Geronzi 5-6 anni fa, l'infedele Mucchetti ci veniva spesso, le telefonate fioccavano, non è che nessuno ci ha ammazzati, perché appunto, cioè, però insomma oggi invece vai tranquillo a parlare di Letta, a parlare di Bisignani. Questo affanno evidente dei leader carismatici del centrodestra terranno ancora un po', questione un anno, due anni, eccetera. Non hai l'impressione che stia venendo giù un mondo? No, venendo giù mi sembra di no, perché è ancora presto per dirlo. Sicuramente questo sistema, questa maggioranza, il sistema che la maggioranza rappresenta è un sistema che sta andando in crisi, e questo, come dire, dopo tanti anni lo trovo addirittura fisiologico, perché come dire, i problemi si accumulano e quindi alla fine prevalgono sulle soluzioni. È diverso dal 92 per due motivi. Uno, perché generalmente parlando allora la gente ebbe l'impressione che si era di fronte alla massa di ladri,
cioè proprio di gente che rubava i soldi. No, la sensazione è assai diffusa. No, no, non parliamo adesso, voglio dire, poi cricca, ci sono anche, le chiamano cricca, ma non ci sono soldi pubblici, cioè voglio dire, a crack si tirarono le monetine perché incolpavano i socialisti di rubare i soldi. A Berlusconi non imputano di aver rubato una lira. Quindi c'è una situazione psicologica diversa. Ma, insomma, diciamo di aver moltiplicato i margini aziendali grazie anche al potere politico. No, questo la gente dei margini aziendali non gliene frega assolutamente nulla. Beh. E poi quando vedi che Berlusconi è il primo contribuente italiano, come dire, se poi all'interno... Sì, ma quando vede Mediaset che cala negli ascolti e aumenta negli incassi pubblicitari, no, questo interessa a me e a te, la gente di cosa succede a Mediaset non credo che sia particolarmente appassionata. E secondo, soprattutto perché non c'è l'alternativa, perché siamo sempre qui. Si dice che questo problema, in questo paese il problema è la maggioranza, ma a mio avviso è la mancanza dell'opposizione. Cioè non c'è un'alternativa. Vede, perché arrivati al dunque. Sì, state provvedendo ma non siete pronti. Perché arrivate al dunque, chi tira indietro la mano non è tanto Bossi, è Bersani che tira indietro la mano. La novità di questa primavera, Sallusti, è che si è cominciato a vedere un metodo, quello della partecipazione civica. Non si vede come sia, adottabile a livello nazionale. Allora, ho invitato stasera Marta Vincenzi perché ero molto curioso del fatto che un sindaco che vive, come dire, anche delle difficoltà, è stato criticata la sua amministrazione anche dall'interno del suo partito, non è che sono tutte rose e fiori, però risolve questo problema che, ricordo, a Genova stessa qualche legislatura fa fu affrontato brutalmente non ricandidando Sansa, ecco, e ancora a Genova c'è mugugno, lacerazioni, rancori. Per questo dice affrontiamola alla luce del sole, facciamo le primarie, no? Forse è un metodo. La stagione prossima dell'infedele chissà che non dovremo raccontare questo cantiere, ammesso. È un cantiere, bisogna riagganciare anche questo popolo che si sta esprimendo e che forse non appartiene più a nessuno di noi. Però la gente più che primarie vuole che gli abbassino le tasse. No, sì. È verissimo. Il primo che riesce ad abbassare infatti le tasse ha fatto bingo. Il vero dramma, caro Sallusti, il vero dramma percepito ormai in giro, a proposito di ladri, non ladri, è che in questi decenni i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri sono diventati più poveri, che il lavoro dipendente ha visto impoverirsi le sue buste paga, mentre il capitale si è incrementato. Questo è il problema. La grande e allora, finanza, se la sinistra farà Robin Hood, toglierà i ricchi per dare ai poveri, forse ci sarà meno di oggi lo spauracchio del comunismo. Fino a oggi Berlusconi, quando diceva comunisti, faceva venire la tremarella a tanti. Oggi che Paolo Li Monta sia un pericoloso comunista, o che Marta Vincenzi sia una pericolosa comunista, o che la Russo Spena lo sia, oddio, qualche lettore del giornale, ma no, pochi, no. Neanche, no? Non credo, no. Non credo, meno male. Assolutamente. Usiamo un nuovo linguaggio. Vedete che questo c'è di buono all'infedele anche stasera, che il clima è decisamente migliorato, si ragiona in relax ed è già qualcosa. Di questo vi ringrazio. Due cose prima di lasciarci, raccomandandovi di intervenire sul blog gadlerner.it. La prima è una precisazione sull'intervista a Perla Genovesi che fece Gianluigi Nuzzi la settimana scorsa. Io ho detto che Perla Genovesi era stata arrestata con un carico di droga in valigia o in automobile o quel che sia. Non è vero. È vero che è imputata, rinviata a giudizio per traffico, di stupefacenti, ma non l'hanno arrestata con la droga in tasca, tanto per capirci. Invece, questo lo dico con più calma, diciamo, domani è la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Sarà possibile dalle 8 di domani mattina fino alle 22 stare in linea al telefono con degli illustri ematologi. Il numero verde è 800 22 65 24. E noi lo segnaliamo molto volentieri. Grazie a tutti, a lunedì prossimo. Buonanotte.